Mi zisce. Ma chi è? Faccio una grande pisciata nel cuore tuo. Comunque è già aperto il server, ora l'ho aperto. Ciao, mi È serve. già aperto, ma devo fumare una sigaretta, fai di mangiare. Azzo, fumi pure, canna. No, ma no. No? Vabbè, uno chiede per sicurezza. Ma vuoi sapere che ho mangiato? Una bella mozzarella di bufala, quella piena di latte. Ce l'hai tu là, quelle buone? No, Le trovi, ma difficilmente. perché mi vedo di nuovo in live? Io non mi vedevo. Ma sei in live? Sì, già sono in live. Ah. Ah, sono tornato. Si è sentito tutto, quindi. Vabbè ragazzi, grandi mozzarelle di bufala, mamma mia. Buono, buono. Sera, ciao Joe, buonasera. Come arrivo io? 10 minuti. Ma ho startato prima perché a mezzanotte preciso stacco, quindi uno ti devo accompagnare, non voglio fare troppo tardi. Quando? Domani mattina? Eh sì, Nati deve lavorare. Ah, babbo, Per a dopo, altri ciao. 2 giorni e poi Nati ha le ferie, ottimo. Così avrò un po' più cazzo fino a gennaio. Wow, ma che giorno è? 17 oggi. Quindi Sì. settimana prossima è Natale praticamente. Sì, praticamente sì. Cioè, domenica è 25. No, 24, scusa, ho sbagliato. 24. Vabbè, comunque una settimana, sti Vabbè, cazzi. sì. Va bene, gioco tranquillo. Comunque se entra Carlo stasera io non entro, Combinato, eh. No, no, si è comportato proprio male. come sempre. Allora, Nati gioca, quindi vado a prendere lo stipendio di Nati, il mio a posto. Ma Nati gioca per farmi prendere lo stipendio in più. Allora, ho stipendi pagati, Samichi 12 e ora il retto. Ora pago pure Io le la pago tra tasse. poco. Che? Sto finendo una cosa e poi Tra l'altra. subito tra sì. Leggi mai che non ci devi mettere tanto. Andiamo, vengo, ciao ciao. A dopo. Allora, io ho 50 da pagare. Azienda, 25 più 10, 60. Io ho pagato il mio. Nati devi pagare 25, 35, 40, 55, 60. E Nati pure ha pagato. Posso. Vado subito a posare questi soldi. Così noi siamo a posto. E Gilberto non deve pensare a noi. Ok, buonasera ragazzi, buonasera. E come va la vita? Come state? Mi sentite bene? Non mi sentite bene? È meglio un pack Yustello, Yustello rinde pack. Ai ai ai, Adalia, Adalai. Ai ai ai, Adalia. Che mi sento Minecraft in bocca? È una strana sensazione, lo so. E forse è anche ambigua. Cioè, mi servono due chiavi. Tutte e due. Ok, uno devo usare i soldi un attimo. E questo è piano. Questa qui è piena. Mi servono le patate. Ma abbiamo più patate. Abbiamo finito la maggior parte del cibo qui dentro. Sono i ravioli, un piatto, ma che sta roba? Vabbè, uso il pane. Ok.
Cassa chiusa. Ai ai ai, amma lì, amma lì. Ai ai ai. Ora. E anche oggi un panzarotto te lo do come un pusillanime. Ah, ti sei una pusillanime. Ok. Vediamo allora che finiscono di fare le strade, che ancora non sono completate. Toro 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 diciamo finalmente si vede i miglioramenti della città pian piano. Arrivano a vedere. Piano piano. Buono, buono. Devo ingrandire la mia zia. A dopo, Gio, a dopo. Ah, a proposito, aspetta, devo vedere un attimo i soldi. Prendo un attimo tutti i miei soldi aziendali. Io lo sapevo, lo so. Io devo picchiare pizza, devo picchiare. Io devo picchiare pizza. Io devo picchiare pizza. Lo so, lo so. Pizza, guarda che brucia, no, ma quando mai, no? Ah, figurati, mica brucia, no, no, no. Pizza, guarda che brucia. No, 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 non ti pare. Non ti preoccupare, se metto così non succede. Avessi mamma tu pizza, se mi stai sentendo, no? Sei male, eh. Tu dimmi, devo picchiare pizza? Lo prendo come un sì, eh. No, ma non domani, ma figurati, mica brucia, ma che cazzo dici? No, no. No, tranquillo, ma tu sei scemo. Ok, mi sa che questo non deve essere. Questo non deve essere. No, tranquillo, vale, ma figurati. Ma figurati, figurati tu. Ma che stai scherzando, figurati. Dai, fammi chiudere sta merda di pizza. Stai fermo, Gesù Cristo. Oh, vai, tranquillo, ma quando mai? Non succede niente, tranquillo. Ma quando mai? Citta, le tue storie, le sue parole, famose. Oh, ma figo, ma quando mai? Ma sei scemo. No, porco. Spero che a pizza stasera gli venga una forte diarrea.
vedere, una forte. Ti togli dalle palle, ti togli dalle palle. Okay. Perfetto, grazie mille. Che è successo? Che Pizza è un clown. E gliel'ho pure detto che succedeva. Devo pure ricostruire sto cesso, no? Dio maiale. Sta casa di merda che manco uno scemo la farebbe così. Oh, mi dissocio, scusa Sora. Non volevo offenderti. Immagino che sia così anche qua. Ah, no, no, ma figurati, vale, ma come, ah, figurati, vale. Dio maiale. Ok, ci sono riuscito. Non è questo il giorno. Comunque sarò molto freddo, ma la tua casa è veramente la più brutta del server. Oh, io sto qua costando un po' a casa. Credo che era così. Se già era... Devo consentire il messaggio? Eh? Di Martina. Perché non dovresti? In Corea del Sud c'è un ristorante che si chiama Madonna Maiala. Lo devo fare, consenti? Questo devo andarci a mangiare, se posso dire. Vabbè. Non ti sento, non ti sento, attiva il microfono. Che? Che è successo? Cazzo te ne frega, tanto è da battere sto cesso. Andiamo, devi fare pure sistemare. Che cazzo stai facendo? Ma che stai facendo? Tu ci muovi tutta casa e puoi stare stronzato. Che cazzo mi fa? Ma veramente stai facendo giusto questa cosa che è da battere, dai. Fatti fermo. Perché mi hai fatto mettere sta roba? Fammi aggiustare almeno questo per favore. Lascia così, dai. Quando la battiamo, letteralmente la bruciamo questa cosa. Che cazzo è che brucia ora? Ah, è il mio negozio. Ho 40. Che cazzo ha cattato tutte queste cose? Capisco che è forte. Sono l'unico che ha piatti forti, però. Il kebab. Kebab. Che babbaro. Ok, ho letto. Io devo dire a sto clown di fare la cosa. In quella del sud, quello già l'ho detto, ok. Hello? Dove sta Gilbert? Oh, non lavora mai Gilberto, Mai. Tasse pagate. Non lavora mai Gilberto. Comunque da licenziare, secondo me, signor Barone. Proprio da licenziare, veramente non fa mai un cazzo. Ha sempre chiuso in casa a farsi seghini sulle ragazze. È vero, ha proprio ragione. Signor Gilberto, come stai? Tutto bene, dai. Dai, che settimana prossima il tuo computer sarà contento. Uscirà una mod che servirà per fissare tutti i bug, lag e a potenziare gli FPS. Godo.
E in più verrà tolta una mod che abbiamo all'interno adesso. Quindi poi vabbè, riscaricate il pacchetto perché verrà tolta la mod delle skin. Io già l'ho tolta, la potrei anche togliere perché non serve più effettivamente avendo il premium. E niente, poi mi erano aggiunte le Senta, vuole un po' di merda? nuove. No. Vado a posare i soldi della mia azienda. Da lì al signor Barone, gli piace la merda. Tranquilla Martina, riuscirai a giocare settimana prossima. Ma porca po', quanti cazzi di soldi sto facendo? Ah, minchia. Il legname si vende qui. E non c'era manco Dario. L'importante è che la mia attività vada avanti. È la connessione. Minchia Martina, non voglio stare nei tuoi panni, ti giuro. Anche se l'ho passato un po' quello che stai passando tu, in realtà. In modo diverso, ma l'ho passato. E indovina chi c'entra? La famiglia, ovviamente. Ah, che belle le famiglie. Era meglio nascere orfano. Praticamente. Allora, diciamo che qui possiamo mettere la chiave e posarla. Ed era meglio nascere orfano perché magari mi adottavo una buona famiglia, benestante, ricca e potente. Ora sarei laureato, non farei un cazzo, sarei ricco, potente anche io. Ti immagini? Stanno guardando un film miei. Ah, quindi c'è la connessione 5 mega. Classicone. Allora, interni ristorante Calogero, sta facendo strada di Osiris, cartelli stradori già pagato, interni casa tua. Ehi, minchia, tanti lavori ci sono. No, finalmente a breve faremo gli interni della casa. Allora, qua mi ha detto che lei non riesce a lavorare, questo lato qui, quindi lo devo sistemare, mi aveva detto. Quindi dobbiamo fare tutto. Qua dobbiamo mettere questo. Ragazzi, un po' di manutenzione la devo sempre fare. C'è qualcosa che non va. Ok, sembra una scala normale. Sembra. Mi ha detto di farlo da fino a lì, qua non mi ricordo, vi giuro. Perché qua c'è la protezione e nessuno può toccare. Quindi devo farlo io a mano. Allora.
Ok, perfetto. Sì, ho capito, aspetta. Oh, finalmente è un po' più normale la strada. Ok, da qui in poi farà lei. Questa metto qua. Ok, perfetto, ho sistemato. Bello così, no? Le strade. Qui è un attimo da sistemare. Che panzera nel tuo ufficio, non è vero? Mettici della terra sotto. Ho messo, bro, tranquillo. Molto più carino. Va bene anche. Hola gamer, io e mio amico stiamo costruendo un server Minecraft dove al suo interno ci sarà una vanilla solamente. Per voi streamer ti andrebbe di partecipare. No, perché Minecraft senza mod mi fa schifo e non mi piace il vanilla. Abbiamo giocato già un periodo e abbiamo messo le mod perché stava mosciando le palle. E in più gioco Minecraft solo in modalità RP. Guarda nelle stanze del tesoro. Ma è detto ufficio. Io ho controllato l'ufficio. No, aspetta, questa non è la stanza del tesoro. Oh. Sistema, muovete. È andato al piccone, si è rotto. E devi guardare la scritta, però devi guardare. Vieni qua, guarda la scritta, vieni qua. Cioè, tu hai veramente scritto Lota. Sì, vabbè, ora togli tutto e sistema anche. Anzi, no, nel mio ufficio va bene, hai fatto una cosa buona. Ah, ha fatto bene. Sì, quello sì. Il resto no. Ma stavo parlando con Gabriele, non no, Gabriele è abbastanza sicuro. Certo che ci sono le mod, nel serve per RP streamer vale gestire il meglio possibile. Se tipo posso avere il Discord ne parliamo meglio. Ma hai appena detto che il server è solo vanilla. Un po' contraddittoria la cosa. E due comunque rifiuterei a prescindere. Ho già il mio server da pensare, figurati un altro. Io mamma mi prendo ammazzate. Guarda chi c'è. Salve signorina. Per le tasse ci sono sia il barone che il tesoriere. Ha fatto checkpot oggi, vedi? Madonna, che eleganza, signore. Ogni giorno mi emoziona sempre di più. Strano il suo pantalone nero sotto, azzurro e nero. Come mai questa scelta di colori? E in più, come mai il doppio cappello? Doppio cappello perché sono figo. Ah, è la nuova moda. Non sapevo che ci fosse una nuova moda È in la nuova domanda questo. del doppio cappello. Ah, non lo Sotto deve sapevo. essere rigorosamente un cilindro. Altrimenti non va bene. Vadi, vadi, signorina.
Sempre più bella questa stanza. Vale, quante stack servono? Ma di cosa? Dipende da cosa stai dicendo. Ah, intanto prima che arriva tutto il popolo di Osiris, pagatevi le tasse, pagate già tutto, che è meglio. Prima facciamo, meglio è che qua dobbiamo Dimmi essere. quante. Lo sai, dai, quant'è. Palle, devo vedere tutto. O me lo sai a memoria. Prenditi 20 dei cavalli. No, non mi ricordo. No, 60, non so. Sì, 60 apposta di 80. Frecce. Non lo so, Ascogna, a me non servono per ora. Però più ne hai, meglio è, teoricamente. Questo mercatino l'abbiamo usato più. Da smantellare prima o poi. Secondo me prima o poi il mercatino lo smantelliamo. Ma questa è una bella idea. Ma non lo facciamo mai. Sono coglione. È colpa mia. E oggi lo facciamo, dai. Se c'è gente, lo facciamo. Devi fare tanta polvere da sparo, signor cacciatore. Comunque, cosa ne pensi di essere così? Devono essere sistemate, ovviamente. No, Però. non ha senso perché qua poi deve collegare di qua Lo perché so, ho fatto io momentaneamente. no, col cazzo deve stare Ma mica lo so io il costruttore. Quando viene il costruttore lo fa lui. Cazzo, me ne frega a me. Compito il costruttore. bene. Ma li può piazzare i blocchi di qua, scusa. Hai anche ragione. Mi hai fatto notare che loro non possono più. Era qui che dovevo continuare, Gesù Cristo. Allora. Dai, veramente devo fare scalato. Ma che cazzo gli ha fatto sto ponte di merda? Dimmi. Aspettate, io sto un attimo Una sistemato. cesta per aria. Come Una chest per aria. Serve un ingegnere qua. Mi piace questo, ok. Qua mettere un altro. Togli sti paletti, ti giuro, brutti come la morte. Credo di aver sistemato. Panzer piange, dice che le cose non le faccio bene. Oh, meglio di così non credo che possa fare. Mi rompete i coglioni.
Io non so fare il costruttore. Sempre se riesco a entrare. In che senso sempre se riesco a entrare? Salve. Da fare qualcosa oggi. Allora, diciamo che come tesoriere ti dico subito. Aspetta. Vabbè, oltre le tasse, c'è queste persone che Ho sono Giotto prenotate. ben due ondate. No, col cazzo è cazzo. Ben seconda ondata, penso che intendeva che si è riprenotato per la sessione dopo. Ah, dici che è ben. Non dico ben due ondate, nel senso due volte Giotto. No, no. No, allora, se no gli mettevo Vaffanculo. un vaffanculo gigante Allora, l'unico che e... c'è adesso è avere Panzer, quindi penso ti conviene fare adesso Panzer, che è il momento più quieto. Cosa non riesci a fare? Non Che devi fare? serve. Ho detto ci sono pure io. Che devi fare? Hai detto c'è solo Banzer. Di quelli prenotati? Non so cosa c'è dentro. Questo lo posso anche togliere, in realtà non mi serve più. All'inizio mi serviva, ma poi. Le cose che vola. Oggi allora Porta i soldi, no? deve ridare queste chiavi. No, a Stella, lo avverti. Quindi ce l'avevi tu. Non era porto. Stavo vedendo che avevo trovato delle chiavi soldi. Che cazzo non hai fatto queste chiavi soldi? Vabbè, comunque ti cerca il tipo per i soldi. Il tesoriere. Chi è? Ah, devo portare si statua. Sì. Giusto. Sì. Ho trovato un blocco viola che non riesco a rompere. Un blocco viola, arrivo subito. In mare. Cos'è il viola? Non lo so, ora vedo. Non so di cosa stai parlando. Qua, vedi? C'è un blocco viola. Lo sto rompendo con la spada di diamante, È non si l'ossidiana, rompe. Nate, se non ci vuole piccone di diamante però. Ah, no, la spada. Ok. Ah, perché tu nella vita reale usi la spada per rompere la pietra? Ok, mi piace questo pensiero. Guarda dove è un cubo. Vabbè, vado un attimo nella base mia. Io comunque non trovo inchiostro, ne ho solo 17 pezzi. Devi cercare, Nate, perché serve l'inchiostro. Devi fornire. Già l'ho messo, però non Secondo me è trovo. poco. Lo so, non trovo niente. Mi stanno proprio a pescare sott'acqua, non... solo sott'acqua, cioè devo ucciderli io i cosi per... Salve, buonasera. Salve, salve tesoriere. Allora, mi serve capire un attimo il rifornimento. Lo zucchero ne abbiamo abbastanza, Ah uova no, sai cosa ne mi serve anche? Perché questi sono gli ultimi cubi. Ho visto che non ne abbiamo Come? altri. Nel senso, quelli che sono dentro sono gli ultimi stacchi di cubi, non ne Ah, abbiamo altri. ok. Allora, inizio intanto a cucinare. Ora me la vedo io, ok? Come va la tesoreria? Soldi ci sono, soldi ci Ah, sono. va. Sì, ce ne abbiamo un sacco di soldi. Ehi, la voglia, ok. E tra poco riempirò anche questa. Quale? Ah, sì, quella. Questa qua bianca. E un panzer. Cioè, la roba da fare è guardare, con quella ricca qui. Vado a fare shopping. Salve. Ok. Allora, oltre a Sì, questo. ma ti chiedo un favore. Dice. Visto che non c'è Dani per i suoi motivi, No, mi Daniel serve ci un viene. upgrade delle casse. Ah, viene? Dovrebbe teoricamente. Aveva detto che veniva. E che è fuori, ha Se non detto che sta viene. ritornando. Ok, se non viene gli do gli upgrade delle Va bene. Tanto sono cazzi di Daniel qui. Soldi ne abbiamo qui.
sentito qualcuno che lo pigliava in dal culo. Allora, Nadia sta per diventare ricca. Perché l'alga ce ne serve. La sto prendendo l'alga, infatti. Quella ti consiglio sempre di prenderla adesso. Perché il carbone costa troppo e non ci conviene. Che hai fatto? Nadia, non hai più alga. Il messaggio su... Va bene, scogna, vai. Ma che cazzo è successo al tuo computer? Allora, che dolore al ginocchio, mamma mia. Allora, signor Gilberto, in caso le servono, io glielo metto. Ho sbagliato chiave, aspetta. Le spiego un attimo. Allora, io l'alga te la metto. Questo bowl qua sotto sono gli ingredienti, eccetera. L'alga la devi cucinare. Per fare un cubo servono 9 di alga secca, ok? Sì, Se in caso non dovessi farlo io. Però se ci sono io ti do una mano, ti do una mano, ok? questo lo metto già a cuocere, Ah, ok, perché se è un forno libero ti conviene farlo sì, è un subito. forno libero. No, non... Ah, no, 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 lo puoi fare fin da subito, non è questo il forno, è questi. Questi Ah, è cambiato? sono i forni per affumicare. Quelli sono da... Essendo che qua non stai usando, prendo l'alga da qui. Sì, ok. Ah, è qua, ok, quindi va bene. Sì. Sono molto più veloci questi, ok. Se vedi, ho già messo dentro. In caso ti serve altra alga, io ti ho comprato più quello che potevo, vedi? Bravo, 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 grazie signor. Non si Lei è preoccupi. proprio. Lei è proprio Un lavoratore. diligente. Un lavoratore diligente. Si vede che sono un imprenditore, investitore, barra, eccetera. Non come degli scansafatiche fuori. Comunque devo potenziare e devo incantare la mia armatura, quel pagliaccio di pizza non so se viene oggi. Ma scusa, che è successo? Scogna, mi spieghi meglio. No, non è che è successo al mio PC da oggi che non mi fa entrare sui server. In che senso? Spiegati meglio. Oddio. Ciao, bro. Posso prendere l'ultima licenza, giusto? Sai che non mi ricordo quante licenze hai. Sì, hai un'altra licenza. Perché vuoi prendere un'altra licenza? Cioè? Sì. Costruttore. Sei serio? Sì. Per me. Ah, in uso personale, dici? Sì, ma lo sai che sempre devi aprire azienda? Lo prendo come un secret. Aspetta. Dimmi. Ho detto, lo sai, no? Che comunque dovresti avere l'azienda attiva. Se no, non puoi. Sì, vabbè. Allora, vabbè, devi darmi solo i soldi della licenza. Il costo della licenza attuale è... Terza licenza costa 200 monete di rame. Ci faccio abbastanza, sentiamo un po' di... Me ne dai 200. Arrivederci. Sono 60. 60, 120, 180. Mi devi portare 8 monete. Ah, posso più andare. Devi prendere Devo l'azienda, no? confermare, devo confermare, aspetta. E l'attività dove la metti? Collochi?
Aspetta un attimo. Non so che cazzo sia, scogna, la prima volta che lo leggo. Aspetta un attimo, Fra, perché qualcuno ha scaricato il pacchetto delle mod e dice che manca una mod nel pacchetto. What the fuck, com'è possibile? Ci sono tutte. Controllate in 2 secondi. Scogna, ti giuro non ho mai visto sta roba. Curse, Radium, Install, Manamange. C'è una eccezione di... Ma solo con Curse Forge? Comunque che devi fare alla fine, sì o no? Poi sto vedendo qualche altro ruolo, però lui non penso, c'è il pensiero del struttura. Vale, ma mi sa che lui non mi risponde. Dimmi, che c'è? Ah, Ah, ecco. comunque ho le tue chiavi e le abbiamo trovate. Hanno trovato le chiavi, amore. Sì, le ha trovate Ah, Panzer. male. A me mi stanno problemi. Cioè? Digli. Ciao. Dici il problema. Ciao Valero, buonasera. Ascolta, io ho fatto come mi hai insegnato te a mettergli la patch su quello originale di CurseForge, no? Ok. E mi dà quando faccio Create Custom Profile, faccio import, ho scaricato la patch dal Discord, no? Sì. Io faccio import, prendo il pacchetto OsirisRP18, che è quello Sì. nuovo. Faccio, mi fa tutto il giro da 1 a 35, arriva al 20 e qualcosa, mi sembra. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ora ti dico che errore ti dà, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Generata eccezione di tipo course. Course Radium Install Management Install Task Failed Petition. Lo Lo fa anche a scogna. Ma fa anche a scogne? E come mai? A me lo fa fatto ugualmente e me lo va. Come mai? No, tutti e 2 PC ve lo fa? a me me l'ha fatto, non me l'ha fatto a me. Dico, sbaglio qualcosa io. L'ho fatto io, me l'ha preso. L'ho fatto a quello di questo qui di Jessica, non glielo prende. Aspetta, vediamo un attimo. Che dico, pensavo avessi sbagliato qualcosa io. Sono andato a farlo sul mio, no, perché l'ho fatto il primo a lei, no? E poi l'ho fatto io. Dico, ho sbagliato qualcosa io. Sono andato a farlo io, boom, mi funziona. Aspetta, sto vedendo un attimo il pacchetto che vi ho passato. Comunque lo fa anche a scogna. E tu scogna non hai risolto? Cioè hai risolto riavviando o niente? Ale, mi senti? Sì, dici. No, niente. Cioè, ti posso anche far vedere al volo mentre lo fa a zero. Proprio. Boh, facciamo una cosa, ricarico il pacchetto. Ok. Proviamo, ma teoricamente dovrebbe essere... Cioè, sto controllando adesso i dati e sono tutti quelli. No, non capisco. Cioè, ero lì Sei per legato, io farlo. sono ancora dentro. Nati, non capire, fischio per fiasco, ti prego. Che ha detto Nate? Cosa stai caricando? Io sono dentro. Queste sono le mod, sto vedendo anche il config. Boh, riproviamo, io ve lo ripasso in caso d'emergenza. Ok, il pacchetto l'ho ricreato. Ora lo ricarica. Ok.
prodotto. Quello già fatto. Vedi, rispetto a quello di prima cambiano i kilobyte, 143, ora è 142,96. Boh, forse perché ho disattivato le cartelle shader e Expo, ma non cambia niente, quelle sono vuote. Ah, 24, ok. 28, 30, 33, 34. Sì, me l'ha Ora caricato. proviamo L'ha caricata a adesso. fare. Sì. Ok, share, ok. Sul pacchetto rimesso praticamente. Boh, sì, può essere Non che se l'esportazione dell'altro pacchetto era buggato. solo a te dava fastidio, anche a Scogna gli dava noia. Sì, Sì. appena ho sentito che mi ha detto la stessa cosa di Scogna, ho detto ok, pacchetto che ha problemi. No, ma io già quando ho sentito, guarda, faccio la stessa cosa, ma ho detto ok, è il mio stesso problema. Tranquille, Ok, tranquille. ora è andato, è già il 22. Ok, va bene. 23, l'ha No, preso, no, l'ha preso. a me è partito, no. A nel posto. senso. Si fermava al 20, quindi deve essere preso per quello, vedrai. Sono andato bene anche a te ora. Io sono salvato per Ah? Ecco, ho capito. Boh, allora abbiamo risolto. Dai, allora era. Per questo non sì. riuscivo a entrare. Però è strano che l'ha dato a pochissimi player, ragazzi. Boh, non lo so, vabbè. Almeno era una cosa risolvibile subito. Sì, vabbè, ma l'avevo capito. Appena mi avete detto più di una persona. Sì, ma io perché ieri no, visto, quindi ho detto. Aspetta. Ho detto partiamo, ma a me non mi fa entrare. Hai già arrivato, ma quali? Comunque devo essere risarcito, vale. Oh, l'importante è che avete risolto No, nella. no, 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 io voglio il risarcimento. Vabbè, raga, tutto a posto. L'importante è che si è risolto tutto. Sì. Io non ho scaricato il pacchetto che avevi messo ieri, quindi mi ha fatto entrare. È perché tu hai fatto come me. Tu hai aggiornato, invece Scogna l'ha scaricata. È stato meglio così perché se no con Stella non avremmo capito. Meno male che Scogna ha avuto lo stesso problema perché lì ho preso l'intuito, ho detto ok, c'è qualcosa che non va. Probabilmente perché ti ricordi quando ho smanettato con le shaders, che volevo vedere le shaders, ho caricato la cartella anche a loro e probabilmente è andato in contrasto con qualche mod quel pacchetto. Togliendoli, non si sono caricate nel file. Sì, probabilmente è per quello. Per questo si sarà buggato. Perché non facevo il pacchetto da un mese. Noi avevamo messo le mod molto in anticipo. Comunque, scusami, Panzer. Quindi, che devi fare? Hai deciso ancora o Deciso. no? Deciso? Ma sicuro che vuoi farla adesso? Sì, Scusa, sì. pensaci meglio. Non è meglio aspettare Vuole che aspettare. esce il nuovo ruolo? E vuole fare Ah, vabbè, Panzer? dai, tipo, inizia a prendere soldi. Ah. Ha iniziato a prendere soldi, però. Ok, vabbè, ce l'ho i soldi, dico, ma tu con i soldi Beh, che mi vuoi? sono dimenticato che c'era quell'esploratore nuovo che deve uscire, Cioè, dico, almeno prima guardalo, vedi se ti piace. no? Vediamo. Scusate, raga, ora mi muto su Discord, così non vi disturbo. Boh, vedi tu. Cioè, nel senso. Cioè, già vuoi pagarla questa roba? Quindi. Vabbè, ti scrivo nel profilo che già hai La pagato. licenza me la faccio seguire. Allora lo scrivo che già l'hai pagata, aspetta, che lo segno nel file proprio.
Quasi c'è una prova per chiunque che l'hai fatto, in caso dovessi anche dimenticare. Boh, a posto, allora a posto. Poi decidi tu, perché comunque usciranno nuovi ruoli, per questo lo dicevo. Poi non so che altre di loro, che attività fanno, eccetera. Non sai se altri prendono altro. Boh, vabbè, comunque è una cazzata, perché effettivamente se vuole fare costrutture per uso personale, è tutt'altro discorso. Ma era mai stesa la carrozzeria? Aspetta, fammi. Signorina, tieni. Ecco qua. Oddio, che cos'è? Ecco qui, tutto a posto. Fate attenzione adesso alle chiavi, gentilmente. Sì, Dopo le tengo grazie. anche io, amore. Perfetto. Dopo le tengo anche io. Adesso uscite fuori. Che lavoro vuole fare? Praticamente vuole fare il costruttore per uso più personale perché si è scocciato un po' di aspettare. Però in realtà adesso con il costruttore nuovo, comunque Ciubecca, costruttore nuovo e poi appena ritorna Master Tiranno ne abbiamo già di nuovo tre. E in più il lavoro è molto calato, quindi sinceramente non so se poi sia a rischio. Ciao Valoros. Se sempre questo è il tuo nome. Ho detto giusto? Ah, visto che okay, finalmente. Hai visto come sta avvenendo? Vieni a vedere, vieni. Faccio una cosa. Allora, intanto stanno rifacendo le strade. Se vedete ancora un po' così, è tutto nella norma. Aspetti un attimo. Un attimo solo, abbiate pazienza. Allora, dove sei? Ah, vieni, vieni. Non so se hai avuto l'occasione di guardare l'opera di suo fratello. Sì, l'ho visto, ma non lo vogliono pagare. Come non lo vogliono pagare? Vogliono pagarlo poco. Come poco? Perché so io sì. Vedremo, vedremo. Speriamo che non scatterà la denuncia. Comunque, no, te ne volevo far vedere. Vai, dimmi, dimmi. Cosa? Dimmi, dimmi. Salve. Salve, salve. Cioè, anzi, Valerio è urgentissimo. Non ho più casse da mettere i soldi. Dammi qualcosa. Non hai Cioè, più da cassa casse? Sta qua. non ho più le. Voglio gli upgrade. Non voglio le casse. Ho finito i mazzi di chiavi per le cose. Allora devi aspettare un attimo. Eh no, ho l'inventario pieno. Ho due zaini pieni. Che devo fare? E dagli Ti do. Ma che te. Dai, che poi lo pago io. Dammi qualcosa. a lui. Allora. Ma non so come funziona l'upgrade, mi stai dicendo qualcosa che non so. E Aspetta. proviamo in diretta, hai visto? Bisogna Ah, se sperimentare. ero rompi coglioni, te lo posso dire. Ah, c'è proprio col cuore. Sei una persona che non sa aspettare. Questo è il tuo problema. Allora, tieni. Non so come funziona, mo chiedere. Se ne ha dati 2-3. Prova, almeno ci fai sapere. Proviamo in diretta, vieni. Aspetta, mi stai dicendo di una cosa lui più Ah, importante. ok, allora dopo, dopo. Dopo mi fai vedere. Allora, dimmi. Sì, sono 34. Una zona qui si potrebbe acquistare. Questa zona qui, piccola, piccolo premio che passa. È certo che puoi, è terreno vuoto. Basta che non sono troppo vicini. Allora, l'importante è che non ti faccio vedere. Infatti ci sarà un abbattimento in diretta in questi tra un meno di un mese. Allora, le attività, per esempio, questa distanza è giusta, perché comunque è una stazione, è una casa, la giusta distanza. Da evitare questo tipo di attaccamento, ti faccio vedere. Quindi, in caso dovessi aprire un'attività, eccetera, la cosa migliore è fare in questo modo. Guarda. Vedi per esempio lì? Se tu guardi è giusto, cioè ci sta la distanza. Questa invece. Buonasera. To... Buonasera signorina, tutto ok? Sì, Quindi? ci siamo riusciti. C'è stato il pacchetto problematico per questo, capita il bug. Per esempio questo No, tipo no, non va sì. bene. Vedi? Un po' di piano. Comunque
Comunque, signorino, le ho sistemato. L'unico punto che lei non riesce a toccare, vieni a vedere. Mi serve un inferno, mi serve un inferno. In ferro? Sì, Allora, perché aspetta un riesci a attimo. partire tra... Ti faccio vedere. Qua ho sistemato io che tu non potevi fare, Ah, giusto? Te perfetto. l'ho già sistemato, vedi? Non so se qui ti va bene. Qua mi pare che tu puoi toccare. Ho fatto in modo per aiutare un po'. Perché non sapevo dove finiva lo spawn per questo. Qui continuo, vero? Sì, no, qua non posso comunque. Mi pare che è proprio fino a questo punto qua. Teoricamente. Prova a vedere se riesci a rompere questi cubi. No? Questo? Vedi fino a dove? Per capire. Ma com'è Ah, possibile? è fino a qua, è fino a qua, è fino a qua. Ah, è fino a qua? Quindi anche Questo. questi cubi qua non può. No, No, qua no. non può qua. Devo vedere come disattivare questa protezione dello spawn, sinceramente. Che non è che serve a Anche molto. allo spawn, mi sa che non Sì, poi funziona. faccio fare ai tecnici questa cosa, glielo chiedo a loro e faccio sistemare. Eh sì, Fino a qui non perché... posso. Va bene, Ah, va bene. questi li posso togliere, questi no. Vabbè, fai una cosa, intanto per adesso continuiamo dove possiamo. Nella zona hanno... appena togliamo i chunk dello spawn, siamo a posto. Sì, io le lascio questo segno di terra che se vuole. Sa che fin lì non riesco. Va bene. Vabbè, tanto tu devi finire tutta la zona di là, giusto adesso? Cioè, non so Sì. dove. Ah, allora. Quindi tempo ne abbiamo per sistemare poi. Perfetto. Esatto. Bene, dai, tu cosa devi avere? Abbiamo detto gli upgrade, giusto? Che ti ho dato? È come... Ah, in ferro. E che ne so quali sono. Ah, questi, giusto. Tiè. Salve. Salve, salve. Signorino. Oi. Allora, tu qui devi farla, giusto? Ma cosa devi fare precisamente, se posso Ma sapere? no, stavo analizzando vari posti dove trovare una specie di mappa. Ma è un caso o attività? Una casa. Una casa. Allora, le case se vuole. Allora, io la sconsiglio quest'area qua perché qua è più commerciale. Ok, anche io ho un po' bruttino posto dove è la casa. Perché lì c'è l'armeria, lì c'è il porto, polizia. Comunque è un posto dove c'è tanto casino. Per questo quartiere, qui, allora, intanto parliamo del quartiere del Monte Grigio, che è sotto il baronato di Panzer, ok? Cioè Asdrubale in questo caso. Allora, io le consiglio come case in quest'area che ti circonda, vedi? Perché lì c'è una casa, quella è una casa, sono abitazioni quelle. Una e due, sono una e due le uniche case, quindi fai conto che da quell'area lì è più residenziale, mettiamola così. Invece qua, da qui in poi, come già vedi, ci sono negozi, attività, eccetera. Già qui in realtà una casa non è male. Perché comunque qua è una zona tranquilla e normale. Poi ci sono altri quartieri che può valutare. Intanto lei deve prendere lo stipendio, si ricordi, eh? Allora, ti dico che per... Aspetta un attimo. Scusami, è che devo fare questo avviso perché molti si dimenticano di ritirare stipendi. Allora, come dicevo, quell'area è buona comunque, è in grande prosperità come visto. Ci sono nuove attività e in crescita. Qui invece già sei nel centro storico, comunque ci sono abitazioni come la mia, c'è il comune, ma anche qui comunque la maggior parte, se vedi, ci sono proprio attività. Il centro storico rispetto agli altri luoghi è molto più piccolo. Quindi deve vedere se... Non so se è proprio consigliabile. Da qui iniziamo il quartiere Fiume. Da
Dal quartiere Fiume qua ci sono altre abitazioni e attività. Questo è un quartiere molto tanto fiorente per la zona residenziale, ma anche attività ce ne sono tante. Vabbè, qua già la conosci, già hai visto, quindi ho avuto l'occasione di guardare. Però, come vedi, ci sono tanti spazi. Se vedi. Sì, ma meno male, ho già avuto tempo. Va bene, devo andare a lavorare io, mi appoggio, però grazie. Vabbè, come vuoi tu. C'è quest'area, in più là in fondo si stanno espandendo nuove attività, nuove case, quindi puoi anche trasferirti di là. Quella è la. Scusa, il costo del terreno quant'è? Il costo del terreno, devi far conto che per le attuali leggi un 5x5 costa 20 monete, quindi ogni 5 cubi che tu acquisti sono, ogni cubo che acquisti sono 2 monete. Quindi se compri un 10x10 sono 20, devi fare 20 più 20 che sono 40. Ok. È abbastanza semplice detto, cioè semplice fare i conti. Va bene. Detto questo, per quanto riguarda. Un amico da salvare? Ma È normale, è normale. Vedete, è normalissimo. Allora, io ti dico che comunque sì, puoi scegliere. Per quanto riguarda oggi, appunto, ruolo pubblico, potrebbero esserci partenze per Blackwater. Quindi, vabbè, se c'è bisogno, verrà chiamato stesso dal signor ammiraglio per lavorare. Intanto, vabbè, faccia le sue cose. Immagino che voglia prima pensare alla sua abitazione. Ci sta, giusto? Salve. Ah, il tesoriere sta Salve. producendo soldi, quindi venga, venga. Anzi, vieni anche tu, signor Valoros. Potrei fare pagamento. Una domanda, Togger. Ma per convertire soldi c'era la lista? Non mi ricordo. Sì, la lista è letteralmente giù. È Intanto che do giù. lo stipendio a signor Valoros, poi ti do il tuo stipendio di stella e il tuo, Che mi vado a signorino segnare Ayai. per convertire i soldi, me la segna. Va bene, signor Ayai. Tranquillo. Vada, Benvenuto. prenota, a prenotare giù e intanto ti aspetto sopra per lo stipendio. Allora, venghi, venghi, che facciamo subito. Comunque, niente. Detto questo, per ora facciamo un po' riposare gli uomini perché ci sono state veramente tante guerre. E con l'ultima battaglia che abbiamo fatto, che è stata molto dura, i uomini sono stanchi e anche. Sì, molti feriti, in più anche morti, soprattutto dell'impero Sharvan che ci sta aiutando molto, potevano anche non farlo, ma in realtà lo sta facendo nel modo giusto, o almeno prova a farlo. Tu non hai proprietà, quindi ti inserisco nelle tasse pagate, perché non hai attualmente proprietà, cosa più saggia che potevi fare. E niente, paghi tu per tuo fratello le sue tasse del suo negozio e poi ti fai dare i soldi indietro, così senza che lo fai andare avanti e indietro. Ok, perfetto. Allora, a posto. Posto così, va bene? Buona giornata. Allora. Ha anche pagato le tasse. Oh, ops. Non riesco a giocarle, neanche a tempo di entrare che crasho. Aspetto il 23. Ma non è per la connessione che crashi, Martina, scusami. Ma Ascogna alla fine ha risolto? Scusa, provate un attimo. Non ho capito se Ascogna ha risolto o meno. Io ho capito che è successo Ascogna, sincero. Che ha detto ha problemi. Oh, Scogna. Quindi hai risolto il tuo problema. Sto vedendo. Ma cos'è che ti dà adesso, scusami? Cioè, ti dà un errore? È come se avessi una moto, mi dice. Poi ho provato a disinstallare e ristallare il suo corso. Appena ristallato, adesso vedo cosa mi dà. Cioè, ti diceva che non avevi le mod? Mi diceva che mi cioè come se mi mancassero delle mod. Stessa cosa. Questo mi dà male.
Non è che per la mod delle skin, ma sarebbe stupido perché anche se ce ne server, tutti hanno scaricato quel pacchetto e gli funziona a tutti. Ho fatto un corso. Però Martina non riesce a giocare, ha detto. I stipendi, signorina? Mi dà sta schermata qua, vale. Fammi vedere. Aspetta, vedi se riesco ad aiutarti perché i server non sono a momento ragionati. Riprova. Ma? Accesso non riuscito. Ma hai messo il server giusto? L'IP, eh? Fammi vedere, ah, oh no, ti dice player. Tanto. Riprova un attimo. Aspetta, ti dico da console cosa mi dice. Allora. Ciao ragazzi, aspettate un attimo. Ha visto, guarda, legge i cartelli. Allora, vi do lo stipendio. Sono 40. Ok, voi prendete 40. Dovete pagare l'affitto della casa che ospitate da casa di Giliberto, quindi 10 monete. E vi do i vostri stipendi. Dove siete? Anche pure la detrazione di Trump. Eh beh, certo, è normale. È normale, signore. Sì, io così non sto adatto io, diciamo. Lo fai subito. Sì. Che loro hanno fatto e i stipendi sono stati pagati. Le tasse? Devi Le andare dal tasse? signor. Avanzer. Sì, il vostro barone, sempre da lui. Perfetto. Sì, con Allora, ora vi aiuto un attimo. Martina, tu stai crashando perché aspetta prima di camminare. Dice che tu letteralmente, quando stai laggando, dice che stai correndo praticamente, perciò crashi. È come se risulti che voli. O non riesci a muoverti, perché questo non ho capito bene. Intanto tu invece scogna. A te mi dà questo errore. Dice che tu quando entri User Authenticator, Server Login Packet List, Name NPL. Vuoi dirci? No, questa è Martina. Dov'è il cazzo di Scogna? Oh, ce l'avevo davanti quello di Scogna. Questo mi dice. Guarda, questo problema mi dice. Server 3D info Minecraft server login packet list nell'MP con Mojang Audio Game Profile. La stessa che mi ci dava oggi pomeriggio. Ma con il Non so server perché. nostro? Con il nostro server o in generale? Con l'altro Con un nostro. altro server. Allora, l'unica che mi viene da pensare sia il tuo nome problema. Perché sembra che intenda che il tuo nome abbia problemi. Ma quelle sono due L o numeri? Ma è strano, non avrebbe senso, il nome è semplicissimo. Sono L. Hai provato ad aggiornare Java? Prova ad aggiornare Java. Potrebbe essere quello. Chi è con me? Oh, Ben, mi ha dato più stipendi. Allora, signor Ben. Ho visto le strade che ha Ma fatto io sono Giuseppe. fermo. Comunque, Marti, ho letto. Ho sincero, mo' ho letto bene. Tu stai laggando perché dice che crashi, non perché laggi di FPS. Dice che tu hai 3000 ms nel server. Entri con 3000 ms. Sono tanti. Allora, ti devo dare lo stipendio, Ben. Ben, ti faccio mangiare il glucosio. 60 tieni, 10 per la casa e sei a posto per andare. Perfetto, signorina. Come Abbasso sempre il prezzo, abbasso. abbassa? Ma Comunque, lo. c'è cioè, il costruttore qui mi sta spennando.
100. In che senso? Uno stack, poi dice guarda, alla fine c'è sessione della struttura, mi devi pagare di più. È normale, c'è più gioco, capi quanto sta lavorando quel Cristiano, deve pagare le tasse. Ah, mo è colpa nostra. Martina, ti dico quello che dice il server. Attualmente, guarda, te lo mando, non sto scherzando. Dice che tu hai, hai 2700, precisamente adesso 2007 MS. Ma hai provato a riavviare il modem in questi giorni? Salve, dove? Luke. Mi dica. Allora, volevo prendermi... Mi dica, mi dica. Cioè, volevo alzarmi rango per rendermi così la licenza, una nuova licenza. Ah, vuole quella degli interni, immagino, giusto? Sì. Sì. Immaginavo, venga, venga. Allora, quindi vuole aumentare del ceto e la licenza nuova, giusto? Esatto. Ok. Allora, io le do un consiglio di non aprire un'altra attività, ma collegarle alle attività. Cioè, praticamente costruttore e interni nello stesso negozio. Essendo okay, che sì, comunque il lavoro è simile, le consiglio di fare così. Sono 200 monete, allora. Quanto? 200? Sì, la licenza nuova è il ceto, paghi due cose. 200. Ah, ok, aspetta un attimo, allora devo fare un calcolo. Avevo calcolato male. Aspetta un attimo, come se ce li ho. Per gli interni comunque ha fatto bene, ve lo dico, perché ci sono tante persone che non hanno proprio interni nelle case, nelle proprietà. 64 per 3 fa 3 per 6, che per 18, 192. Vabbè dai, da oggi lasciamo io questo scontino. Vabbè dai, solo perché è il nuovo cittadino, dammi 3 stack. Grazie, grazie, perché tanto non posso sapere. Lo so, all'inizio è difficile investire, ragazzoni, ma tutti possono diventare ricchi. Allora, intanto non vada via perché devo farvela vedere davanti a lei che sto effettivamente modificando il documento. E te pareva che non sbagliavo chiaro? Com'è possibile che non è questo? Lo stai facendo vedere in diretta il cambio di documento. Eh certo. Oh! Ma questa è più a po' culo. Ecco. Ah, forse è questo, vedete? Perché forse sei l'ultimo, infatti sei l'ultimo. Fai un po' te. Allora, licenza, c'hai costruttore e interior designer. Terreno più attività. E scrivo terreno più attività. No, terreno attività. No, attività collegata al 5x5. Okay. Quindi lei da oggi si ricordi che paga 50 sessioni adesso. Ok, 50 sessioni, va bene. Sì, vabbè, ma ci sta. Comunque ci guadagni di più. Sei a posto, hai fatto tutto. Adesso sei finalmente da contadino, sei diventato un umile cittadino. Quindi intanto buono questa cosa. Quindi un attimo solo che finisco le ultime cose. E in più lei ha la nuova licenza dei segni. A posto. Lei è a posto, signor Luke. Le auguro buon lavoro. Ok. Matti, mi dispiace che ti sei intossicata stasera. Ma comunque te lo giuro, non sto scherzando. Dice che stai laggando DMS. Comunque ti consiglio provare a riavviare il modem, se riesci, perché laghi proprio di modem. Tu scogna niente? No. Nulla, non ti fa niente. Ma è strano. Anche se hai provato ad aggiornare Java? È strano però, ti giuro è la prima volta che lo vedo. Molto strano. È un peccato perché, boh, oggi era pure una bellina sessione per tutte e due. Vediamo il nostro caro Gilberto. Guarda come lavora. Che lavoratore che abbiamo qui. Come procede la produzione? Procede, procede. Ti do una manina adesso, dai, sono un po' più libero. Ah, vai tra. Intanto ho finito. Non ho nessuno. No, vabbè, non cuciniamo l'alga. Dov'è l'alga? Anche già finita. Come già finita? Hai fatto tutto? Le ho cucinate tutte, sì. Ma credo che sia meglio aumentare la produzione.
Ne vado a comprare altro, va bene? Quindi rubo un attimo i soldi dal comune. Per facevi i soldi o ne ho anche qualche di. Ma lei quanto si sta prendendo poi per ogni cambio moneta? Alla fine non mi ricordo com'è. Ogni stack è moneta. Sì, ok, perfetto. Vediamo un attimo qua anche. Che qui ne abbiamo abbastanza. Niente. Ma hai provato a vedere su internet per capire il problema? È che è l'unica alternativa, scogna, cioè se no non si capisce. No, di torte ne abbiamo parecchi. Sì, sì, vabbè, te l'ho portate altre che c'erano chiuse. Sì. Boh, dai, allora vado a fare questo pagamento, ti porto i materiali. Minchia, sembra una fabbrica qua dentro. Che trauma. Vai, scogna, tranquillo. Casomai domani mattina se ci sei o... Ah no, quando ti svegli domani ti... Cioè, vediamo di vedere insieme. Che adesso sai non sì, ti posso... Sì, 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 tranquillo. Ciao. Ciao scogna. Dai, però che stronzata Gesù Cristo. Minchia che sfiga voi due che avete, mamma mia. Che troia. Dove cazzo sto andando? Vabbè Martina, vabbè avevi detto che comunque staccava. Immaginate, stai lavorando anche qui, nel server. In che senso stai lavorando? Perché hai finito di nuovo il lag. Eh? Hai finito di nuovo il lag. Ancora, vai! Che da me ci serve? Erano una decina di stack. Salve. Allora, siamo a corti di alga, eh. Sto mettendo. La pescatrice sta lavorando, sta cercando di lavorare il prossimo. Allora. Ma secondo me ti conviene concentrarti molto più sul lag e l'inchiostro attualmente. Che lo sto facendo? Sono anche inchiostro. Allora, ti sto aiutando, tesorie. Non si dimentichi di questo. Perché quelli che serviva non ci sono ora, ancora. Vengono un po' più tardi. Sono due soli segnati su lì. Finish. Completato la missione. Arrivederla. Arrivederla. Sono solo due segnati su lì. Fammi vedere. Calogero era gli 8. Sì, sì, immaginavo. Che cazzo era questo? Adesso ho chiesto se qualcuno vuole cambiarlo, dato che sono libero, ma non arriva nessuno. No, è perché comunque oggi siamo pochi e chi doveva cambiare? Sì, sì. Allora, sì. Un povero scogna che non è riuscito a entrare nei server. Come mai? E con qualsiasi server che prova ad entrare gli dà un problema. E non lo so, se ho capito bene per il nome... Non l'ho capito per come mai è sempre entrato con quel nome. Non si capisce perché, guarda, dice... È il fatto che ci servirebbe qualcuno che ne capisce di informatica, più che altro. Allora, io, se non le spiace, le chiavi della zecca le metto nella mia Ender Chest, così... No. Sì, sì, è meglio Ender Chest, sempre. Però io metto tutte le chiavi solo nell'Ender Chest. Ah, le casse aperte rimasciano. Ed è un pazzo, signore. Ah, sì.
Boh, ma io non credo sia nome, comunque sia qualche bug, cioè. Quando è che qualcuno non riusciva a entrare su Minecraft? Un tipo aveva problemi con le mod. No, ma qualcuno... Daniel, Scogna ha mai aggiornato la scheda video? Perché può essere anche la scheda video. Perché a Daniel, mi ricordo che non lo faceva entrare, non aveva aggiornato la scheda video, e per quello non riusciva. Comunque, vale, dopo guarda... Cosa? WhatsApp. WhatsApp. Questa la puoi vendere. Che vuol dire la terra è sempre fertile? Mamma, guarda, questa se la comprano tutti i contadini. Questa se la vede Calogero? E OP quella roba. Ma che vuol dire la terra è sempre fertile? Perché può tornare... Praticamente non serve l'acqua, mi sa. Per non coltivare. Perché di Nettuno, no? E quindi viene dal mare. Credo sia un bonus, non lo so, non la conosco bene la mod. Dovrei credere a Daniel. Comunque, come va l'attività? Vedo che... Ah, oggi ho riscosso parecchi soldi. Immaginavo. Vabbè, fai conto che queste le compra tanto il comune. Queste li compro io. Queste sì, le compro la strega. Avevo tipo 10 cose, sono andati. Però non vende poca roba del Nether. Non vende poca roba del Nether. Ma è l'unica roba che mi viene richiesta. Ah, sì? Richieste di altri. Ok. No. Amo pulire. Ok, sai, dovremmo fare un quadro al pittore di noi, di una foto nostra, sai? Ci sta. No. Cosa? Puoi venire un attimo? Sta morendo la donzella, andiamo a vedere. No, ho perso i soldi. Come hai perso i soldi? Oh, non perdere i soldi. Per sbaglio ho tolto tutto dallo shop, mi dimentica sempre il comando. Stanno a terra i soldi. Ok, fatto. Prendili tu. Li hai presi? Sì. Ok, allora aspetta. Devi mettere 10 monete all'alga. Tieni anche questi. Questi. Ok, che devo mettere quindi? Aspetta, no, mi servono 10 monete. Fammi 10 monete. E tu me le date, so. Tieni. Allora, devo prima mettere l'alga, giusto? Sì. No, prima i soldi. Prima i soldi. E poi lo stack di alga. Ok, tieni 10 monete. Poi... No! Ok, meno male. Ok, ma che stai dando a me i soldi da posare? Che? Un pipistrello, guarda! Cazzo me ne frega, è fatto, posso posare i soldi a casa allora? Scogna, si deve capire come mai ti fa sto problema. Ti giuro, è la prima volta che sento. Hai fatto qualcosa tu in particolare in questi giorni con Minecraft? O qualche aggiornamento o qualcosa, niente? Anche non so se mi stai sentendo. Te lo chiedo comunque. Ciao signor Ben. Signor Ben. Devo prenotare un quadro. Sì? Di me e signor Gilberto. Ah, lei è un uomo romantico. Non sa come fare? Come lo vuole? Ci deve fare lei la foto, ti spiego. Allora spiega. Aspetta, ascolta. Quando ci fai la foto devi premere F1. Ok, vedi che si toglie tutta la roba intorno? Nome, eccetera. Sì. Ok, e poi F2 per scattare la foto. Mi dica, signorina, cosa io le serve? Io volevo protestare contro i signori Fabbri, perché non ci sono e non hanno i picconi in vendita, cioè sono veramente come scandalosi. No? Cioè, ce li hanno in vendita, però non c'è dentro niente nelle... Perché gli avranno svuotato i negozi e... È un po' fuori RP. Il Fabbro è in punizione perché ha preso brutti voti a scuola.
Quindi cosa ti serve? Aspetta, vieni qua, te ne do io uno gratis. Purtroppo non possiamo farci nulla, è stato... Tieni, te ne do due in caso. Sono del comune, quindi non va a toccare nessuno. Cioè, regaliamo noi. Boh, solitamente c'ha tutto, solo che giustamente poverino è un Ah, po'... sì, ok, Ragazzi, becca, venga. E faccio un regalo. ah, me ne ha già dati due. Vabbè, ok, Vabbè, la dai. prossima A volta. parte sì, ti conviene, per i costruttori è meglio in ferro che in diamante. Che costano di meno e tanto durano. Durano uguali, Ah, Quindi. va bene. Allora, Ben, vengi con me allora. Mi Andiamo. faccio sto quadro. Ok, È alzato di poco ho... il prezzo, però Cosa? comunque è più. Cosa? A noi dicevi? Dura di più. Ho notato che quello in diamante è alzato di poco il prezzo, però dura di più. Ma io le do un consiglio. Secondo me la cosa migliore che può fare adesso non c'è il signor Felipe perché è partito per una missione di vescovato per convertire una città nella nostra fede. E quando c'è, lui fa l'enchanter. Potresti farti fare gli attrezzi con indistruttibilità più alta. Quello Costa sì. pochissimo per farlo. Te lo Quello consiglio sì, perché anche io mi però. devo fare incantare un po' l'armatura. Sì, dovrei avere un attimo Oh, le cose scusa. messe bene. No, 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 l'avevo fatta tutto. apposta. È scappato. Dovrei avere le cose messe un attimo bene e poi glielo faccio fare. Sì, te lo consiglio perché così a me non ti dura tantissimo la roba. Sì, adesso che abbiamo fatto il convertimento dei soldi, Allora, sono signorina, a meglio. parte un'altra cosa aggiungo, visto che ci vuole un po' tempo comunque per fare le strade, per ogni quartiere che finisce, appena finisce il quartiere di Montegrigio, che è di là, ok, me lo dice, le anticipiamo i soldi per ogni quartiere completato. Quando poi finisce il centro storico, le diamo un'altra paga, perché ov ovviamente sono quarto quartiere, ci vuole tempo. Quindi è No, ma io l'ho giusto. già fatto i due, in teoria. No, però devo mettere le scale, Eh giusto? sì, quello dicevo. Appena finisce, lei Devo faccia farlo con fare. calma, cioè nel senso, appena finisca in Ma io stavo Montegrigio. iniziando a fare una cosa, stavo iniziando a mettere prima tutte le slab Ah, ok, va e poi bene. dopo metterò tutte le scale, se non Vabbè, allora sbaglio. fai come preferisci. In caso facciamo una cosa, poi ne parliamo dopo. Ti lascio lavorare. Tra 20 minuti ti raggiungo io dove sei e ti porto una cosa, va bene? Va bene, grazie, grazie. Grazie a lei. Ah, signor Gilberto. Pochi, sì. Però c'ho ste Signor cose. Gilberto, Dimmi. ho prenotato il quadro dal comune, venga. Oh, bene, bene, bene. Ok. Venghi, Ben, se Vieni vuole. qua. Andiamo, andiamo. Come sta questa sessione? Mi sta spellecchiando. Il Dov'è il signor computer. Gilberto? Dove cazzo è andato, vecchio? Sarà qua sotto. Oh, dove stai, Ben, che devi pagare le tasse? Aspetta, dopo le tasse. Gilberto, vieni. Devi Come dopo? fare la Dimmi, foto, dove aspetta. sei? Ah, mi ha fatto la foto! Oh, arrivo! Sta Andiamo, andiamo! 10 volte. Foto, foto! Mi raccomando, un sacco di soldi, sai? Foto, foto! Ma dove Allora. succede? Te la faccio io. Dove ci mettiamo? Ve la faccio io. Dove la facciamo, signora? Dove facciamo? Ma io direi, oh, Col signor vetro Dodge, signor nero? Dodge, io vorrei, no, io vorrei con dietro il panorama di Osiris. E come facciamo un panorama di Osiris? Sul Dobbiamo stare, andiamo telone, dici? tipo su una altura e con dietro Osiris. Se tipo la facciamo di qua, guarda. Che si vede il Dici? mercatino. Aia. Come te la faccio? Sono caduto. Ci dimpi di sopra. Dimmi sopra, signor Dodge. Qui Quindi... lei Dio dice. santo! Allora... Ho sbagliato. Ah, che si è lanciato? Vabbè, mi No. venuto di qua. Se no, signor Dodge, Guarda, io vendo livelli quando posso facciamo. rientrare. Ma spero che puoi rientrare, scusami. Facciamo. Se no la facciamo con la chiesa dietro. Esatto, sì. Tipo qua sul pontile. Oppure, sì, qua, sul portiere. Adesso mettiamoci bene. Ok, vieni signor. La faccia bene, mi raccomando, vogliamo pure vedere poi. Mi raccomando, è importante. Ah, Che vuole che. decis?
Aspetta, guardi qui, guardi qui la telecamera. No, no, senza scudo. Un attimo, aspetta, ma puoi togliere quest'anno? No, no, no. No. Aspetta. Vadi, vadi. Aspetta, aspetta, come un vero cacciatore. Aspetta, aspetta, Gabri, Gabri fa scena, tieni. Fatto, fatto. Per la scena, per la scena. Vada, vada, che vada, fatto? Un'altra, è questa? Eh certo. Fatto apposta, ragazzi. Eh sì, ma è venuta bene. Come facciamo a saperlo? Come si vede, modi con la foto? Premi ET e clicca sull'immagine. Ecco, sul numero dell'immagine, vedi che c'è il numero, eccetera. Se lo clicchi ti apre la foto. Ok. Mo tipo, per metterla nel quadro? Devi comprare il quadro. Vieni. Ce l'ho fatto, aspetta. Ah, hai sul quadro. Vedi che c'è... Aspetta, non mi ricordo, manco io, aspetta. 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 Un attimo. Ah, vedete anche le misure, giustamente. Vabbè, bello grande deve essere, come quella del Dojo, cioè, assolutamente. Dove cazzo? Allora, eccolo qua, aspetta un attimo che controllo anche io. Togliti. Allora, quando apri questo devi fare nuova pittura e vedi che già ci sono le immagini preimpostate di Minecraft. Ah, ma ti devo dare il coso, scusati. Allora, il quadro lo vogliamo di qua, signor Ben, venga. Ma quanto paghi per questo quadro? Ma lo mettiamo nel museo? Lo teniamo? Che oh, dice? Io nel museo ho commissionato una statua. Beh, di noi due. Le monete almeno, dai. Ma? Allora mo faccio io quadro, aspetta. Cosa? Allora, al museo ho chiesto di fare una statua di noi due. Ma che c'è una statua? Il quadro, cosa? E ci cazzo c'è anche una statua, il capostipite. Ma è un pittore, mica uno scultore. No, non a lei, non a lui. Glielo chiesto ai tizi che stanno facendo il museo. È il museo allora, dei pittori. Ma come fai a fare una statua in un museo piccolo come voglio? Voglio fare la statua di... Sì, ma il quadro lo dobbiamo tenere in privato nel comune o lo mettiamo nel no, museo? No, il vostro. Nel museo, nel museo. Ah, no, in privato, in privato. Il museo è il buon... E se ne fa fare due copie, uno... Ah, beh, ok, uno... dai, ne faccio due, dai. Sì, fai due copie, dai. Così uno una per lei, per la sua casa. Okay. No, sì, vai, uno due per... Uno e uno al museo. Uno qua è uno al museo, che cazzo, sono privati. Vabbè, come imposto la grandezza del quadro poi? Uomo, ma fa rapina da voto, mannaggia. Il quadro però non così da... C'è scritto, legge. Vai in nuova pittura, scegli la foto, no? Okay. C'è pixel per blocco, quello devi modificare. Solo quello devi modificare. Ok. Larghezza e altezza, tipo, dai. 5 blocchi sono tanti, no? O sono pochi? Giusto. Ma che cazzo metti qua a terra? Che cazzo fai? Non era... Che cazzo è sta roba? Porca mia. Bravo, ma... Ho messo la tua, ti giuro. Che cazzo è sta roba di sorriso? Guarda, voglio lo sconto del 50% per danni morali. Oh, ma messa tu, che cazzo c'è questa roba? Oh, guarda, tu ho messa, aspetta. Se esce di nuovo lo piccio. C'ho la cacciaterrone in mano, Ok. Ok, di una cosa full di alghe. Vediamo quando tempo ci metti a smodare. Ma che brutto. Mamma sì, ma metti pixel, Gesù Cristo Santo. Ma che pittore merda che sei. Oh, dammi un quadro. Ce l'ho io, ce l'hai tu. Devi io mettere colore. Io non lo pagherei perché fa un po' cacare. Quel quadro no, sicuramente. No, guarda Anco. Che quadro. Ma non così, devi fare aspetta, vedere. Ferma un attimo. Stai qui. Carichi la foto. Devi mettere 25 colori. Quando metti 5 colori devi aumentare i blocchi. Se non aumenti i blocchi si vede una merda, sgranato. Devi mettere 256, guarda. Vede? Guarda com'è bello. Bellissimo. Ma è colorato almeno, capisci? Ah, no, carico. Dai, no. Ma che cazzo? Ma perché ti viene anche... Ma non questa! Ma questo è gigantesco! Carlo, posso dire che lei è proprio negato a dipingere? Ma perché Carlo è il pittore? Purtroppo sì, a quanto pare. Ma perché? Non mi fidate proprio, non mi fidate proprio di me.
Allora, prima ho messo il vincere è capito come quadro. Salve, signori. Buonasera. Profumo di Ciao Natale. Stella. Il negozio è pieno di alghe. Ma siete una chiave, ma che problema sta volo? Secondo me sei tu che non la sai Tu fare. sei una chiavi! Ah, te l'ho fatto vedere come fare. Devo sputare in faccia a qualcuno questa voce. Ma perché? Hai bisogno di pesci palla? Sì, da poco. Te ha stato questo magliaccio. No, no, Ma te li mando a parte. ci vanno di acqua. Ora ti do. Ora posso lavorare. Ora te li mando a parte. No, no. Ma è un pagliaccio! Sì. Chi è che lei è un pagliaccio? Mi dice un altro pagliaccio lo ammazza questa. Allora, aspetta un attimo, ragazzi. Ma che belle le strade! Sì, ma no, insomma, c'è di modo che non si vede una chiavica, io mi fra quello dico. Ma è enorme, dove cazzo lo mettiamo? Allora, stai dicendo che devi aumentare. Madonna mia, è facilissimo. Devo spiegare. Dammi un attimo questo quadro a me. Sgrana però. Ma non sgrana, devi fare adesso qua, nuova pittura, metti la foto. Devi fare pixel per blocco e basta. Che la fa? Se tu fai 256, te lo carica così, piccolo, di grandezza, è fatto bene. Ma minchia, è facilissimo. Sto quadro. Pixel per blocco, ricordami. Stavo vedendo quale 25 vedevo colori, no? Però giusto? Ok. Devi solo ingrandire la qualità dell'immagine. I blocchi servono per migliorare la qualità. Ma che sta facendo? No, scusate, ho sbagliato, aspetta. Aspetta, Stella, ne ho pochissimo. Ora mi sto Ok, no, cercando. ti muovi. Era per Ah, sicurezza. no, eccoli qua. Aspetta. Sei tu che li compri? Grazie. Devi ingrandirlo, ma di più ancora? Sì, penso di sì. Io lo licenzierei per incompetenza. Fammi vedere. Perché l'ho rimpicciolito? Allora, Devi ingrandire. beh, capi quanto tempo ci metto per fare uno scudo? Io gli do 10 monete per qua. Oh, finito. No, io glielo farei fare Tutte gratis. cazzo, mi ammazza tutti qua, eh. Ma qualcuno se la compra questa cosa? Eppure due gratis. Ah, La allora, facciamo un grandezza conto. di quanto, però? Dato che è la prima volta che li Oh. compri, ti faccio Quella vedere quanto standard. speciale. Io non so più, ma la Ma da prima finire, volta togli il quadro! che li compri, ti faccio vedere Ma quanto li Non ha toccato nessuno ha nessuno ha toccato. toccato. Ma vabbè, Nessuno non ha toccato. stiamo guardando, stavamo Cioè, aspettando. nessuno Ho deve detto sapere pure, è giusta la grandezza e l'hai tolto. Ma che buono! Di respirare sott'acqua. Ok, perfetto, dovrebbe essere così. È disegno? Oh, No, mamma mia. ci siamo riusciti, ma eh. Ne faccia mi sa due. che non ha No, messo cioè, ma il dov'è 256. sta sparo? Messo il 256 e non rompere le palle. È giusto. Facciamo Prendi il quadro. Prendi il quadro adesso. Ok. Vabbè, Venga a io casa te la mia, lo devi faccio mettere a una casa. stack 10 monete, dai. Ah, casa tua. È normale. Quante monete hai? Cioè, qui noi compriamo i quadri. No, cioè io pensavo che guarda, facessi questa parete Ma è qua, bella, certo, ovvio. tutto qua. Quanto hai? Qua. Devi Entra, fare. entra. Entra. Devi fare un 7x4, Carlo, 7x4. Ah, ma con tre stack di Entra. pistole ci puoi fare tutte le 7x4, opzioni che ok. Sì. vuoi. No, però più sopra, no. Esatto. Non cambio perché tanto prende tutto. Ah, prendi tutto. Sì, non hai fatto un cazzo. Vittoria è proprio mamma mia. Oh, 7x4. Ah, ok, 5. 2, oh, 3. E qui senza. Bello, Ah, dai. no, la devi fare uno Ma è sotto, uno perfetto. sotto. No, uno sotto Aspetta, devi Stella, mettere. mi sono arrivata e Sì, sono non si vede la chiesa. chiesa, non Sai si che ti vede. sei ripreso i soldi? Qua al centro, qua al centro. 7x4, sotto qua al centro. Qua? Sì. Ah, ok, a posto. Testi, ti ho fatto 10 monete e una spacca in Mettiamo un due. po' di Buono. luce d'oggi, però non si vede niente. Qua, si sono arrivati. Eccolo. Bello, buono. Perfetto. Adesso venga da me che la mettiamo anche nel mio, venga. Se le vuoi tirare Perfetto, invece perfetto. Sembra che puoi i tuoi continuare, soldi se ti servono. Ah, ah,
Ma chi è stato questo artista? Artista? Bravissimo. Chi è st'artista? Picasso. Oh, mamma mia. Oh, che signor Ben, venga da me che lo mettiamo anche nella mia casa. Andiamo, andiamo. Ma scappo, ciao. 84, madonna. Ci credo. Con quella che ti costa. Anche Scagna. Sì, sì, ma chi l'ha prenotato il quadro? Cura, forza. Questa è quella che ti ho detto che si usa il casco e questa è quella visione notturna che ti fa vedere il buio. Lo sai che Stella usa i miei caschi per fare le pozioni? Ah, lo sai che Stella è la mia seconda moglie? Come la seconda moglie? Io non ho provato. Perché c'è le braccia nere dietro? Vado. C'è un piccone qua. Da. Per emergenze. Anche la spada li dà. Vabbè, male, io ho rifornito il negozio, adesso esco. Ah, tu devi andare a lavare da domani. No, ma più che altro volevo i miei protettori prima di andare a letto. Va bene. Bene, bene. Ah, bene, bene. Ho rifornito pure quello. Ci ho provato perché è impossibile. Ah, tutto il nero link. Ah. Ho capito. Quindi lo si chiama come rango. L'inchiostro per scrivere. Devo cercare bene e devo dargli i soldi. L'economia gira. Ma dove cazzo sono finiti? Salve. Giusto. Ricco, vede, ricco. Mi regala la sabbia. Alla fine ha scelto il posto per la casa. Cosa andrete per i pesci da Valerio? Mi stavo dimenticando. E poi esco. Non sono venuto a comprare. Cioè, tra poco devo rifornirmi di cibo perché sono senza cibo. Oh, adesso capisco dove andare queste strade. Infatti l'abbiamo fatto così a prova di nati. Mi sto, sono tornata da casa da sola. Di qua è il negozio. Aspetta, mi devo comprare quella roba della pesca. Dammi un po' di soldi. E che cazzo ce l'hai, Sadetta? Ah no, ah, no, 32 monete, dov'è? Dov'è? Qua. Quanto costa? 16 ci basta. Sì, metti soldi dentro. Ma l'hai comprato così? Crab, sì. Ok. E me ne passa uno, no? Vediamo come funziona, vieni qua. Devi metterlo in acqua e metti dentro il pesce tropicale. Il pesce tropicale? Crudo. Ne ho uno, ci basta? Allora qualsiasi pesce, va bene, pensavo che ne avevi quelli da buttare. No, ma nel senso, quanti pesci servono? Boh, 64 pure puoi mettere, così te li pesci. 64 pesci? Cioè, anche di più, dimmi. Io sono il sindaco, venga a vedere. Ma quanto ha chiesto poi sto pittore? Ah, non lo so, gli altri sono lei. Faccio 7 stack, dai. Ah, 7 stacchi, immagino. Due quadri. Ah, ok. Sì, no, dove sta? Perché il primo quadro che faccio l'hanno nascosto. Ah, mamma mia. Che mamma mafiosi. Mia. Siamo troppo belli. Un templare con un fucile e un mafioso siciliano.
Detto, siamo troppo bene. E io la penserò mentre dormo, signor Dorian. Minchia, è il posto perfetto. È un po' preoccupante sta roba, sinceramente. Allora, signorino, paga il comune. Lota. Mamma mia, ragazzi. Panza mi ha fatto guadagnare 2,50 oggi. Tipo raccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, a posto? Certo, uno ci prova. È un piacere stare con voi, signori. Prossima volta voglio un quadro di me. Allora sì, da me ragazzo in mutande. Ecco, ci vediamo parlare direttamente. Ma non si mette, come funziona? Ah, però quello. Però ti giuro su Dio. Non era volontario che ha fatto quella roba di solito. Secondo me sì. Ma ti giuro di no. Ah, se fammi vedere un attimo, Nati ha bisogno di aiuto. Che cosa non riesce a fare? Non si mette in acqua. Dammi. Non male, se non lo metti a terra. E l'ho messo. Ah, qua devi metterti. Devi. No, in acqua. Metto. Apri la cassa. C'è sopra il cibo. Il pesce. Sopra. Non funziona. Perché questo è da catturare, Gesù Cristo. Ci vuole tropicale. Tropicale per forza. Che ne so, non ce l'hai? Non più pochi. E intanto usa, non serve un cazzo. Vediamo, aspetta, non lo so, continuiamo. Uno. Qui. Prova un attimo. Tieni, aspetta, prenditelo tu e mettilo tu. Ah, 64 pesci tropicali, ce li ho. Ce li ho, ce li ho. Ce ne servono davvero 64? È il massimo che puoi mettere 64. Tieni. Ma poi te l'hai già metto. Ormai sono pesci, mendolo pure. Che cazzo lo trovo, mio nonno? Sono gli unici che ho, però è rarissimo il pesce tropicale. Ah, penso che puoi usare anche pesce normale. Ma quali pesci normali? Salmone, tonno crudo. Quelli praticamente. Io dojo, ogni volta che guardo quel quadro mi vengono. Voglio vedere se mia moglie approva. Tanti ricordi. Signorina, vuoi vedere il quadro in casa nostra che ho comprato? Il quadro? Vieni a vedere. Aspetta. Questo quadro che si dice dov'è? Turbinio di ricordi. Guarda. Ma dove sta Nati? Aspetta. Ognuno dell'altro per sempre. Io allora voglio il quadro di quando ci siamo sposati. E come cazzo lo prendo il quadro quando ci siamo sposati? Abbiamo lo screen, vale. Ah, ok. Ok, che lo so, tu mi dici. Il primo piano è per me. E lo voglio prendere così. Sì, per la camera da letto. Lo voglio prendere così per la camera da letto. Va bene, va bene, va bene. Poi lo prenotiamo a signor... Io intanto è gelosa. No, sì, ovvio. È gelosa, signorina,
È una, noi siamo uomini della politica. È una foto ricorda dei due uomini d'affari professionali. Milioni di tutti i siriani. Coloro che hanno fondato Osiris. Coloro che hanno creato sta merda di città, porca puttana. Mica danno fuoco. Io rientro in casa ed esco. Buonanotte. Ma che buonanotte. Ha visto come si sta espandendo il Monte Grigio? Monte Grigio. Ah, di qua. Ah, sì, ho visto. Hanno fatto anche il museo. Sì, hanno Anche fatto se non so cosa anche il metteranno porto, nel hanno museo. fatto Porto? Dov'è? il porto secondario. Guarda, le faccio vedere. Se lei va di qua, vengo, vengo. Mamma mia, il castello di Panzer era assurdo. Signora, è un baronato, mica un palazzo, Minchia, è un però. castello. Questo è un porto, vabbè, è un porto solo per sostare le navi da quest'altro lato. Manco noi abbiamo una casa così grande. Vabbè, ma lui ha pagato per averla. Lo so. E boh, ma non so che quadri, penso i quadri che metteranno all'asta, quadri unici, cioè. Ah, ok. Ci sta, ci sta. Secondo me non è male come cosa. Questa è la casa dell'ex re, ovviamente. Eh Allora, sì. fuori è bella, se entri dentro. Dentro è vuota, Ecco, completamente. sì. È una casa abbandonata. Decidiamoci. È confusione. Si chiama una certa vecchiaia, ecco, mettiamola così. Qui c'è il negozio di Stella. Guardi, Sì, delle pozioni e delle. guardi, 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 venga, venga, venga. Ta 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 Apparapapparara. ta Apparapapparara. ta Mamma mia, quando ha bisogno di modelli, deve Signorina, solo ma lei chiedere. quando si sposa? Boh, che era il mio consorte. Cosa? Perché c'è un ristorante qua, quando aprono, Doveva ritorna. sposarsi. Lo dovete Questo fare però non lo quando sapevo, arriva questo il non era ristorante. disponibile. Signor Doge, ormai me l'hanno Quando c'è, me rubata. lo dica. Allora. Sì, quando i ristoranti sono aperti, cosa? Signor Doge, ormai me Vabbè. l'hanno rubata. A casa Eh sì. pronta. Anche quando c'è il ristorante aperto. Comunque dovremmo diventare i modelli personali. Cioè, Sì. se lei ha qualcosa da provare, noi saremo i Guarda, guarda che carino. Prova modelli. proprio questo. Ora diventerà. Ma questo è per i piloti. Anche Azz! è bruttissima sulla Ha mia cambiato testa. completamente aspetto. No, quello è il mio lato particolare. Suonato da pilota. Sì. Ah, hai visto? Abbiamo aperto finalmente l'esercito militare aeronautica. Abbiamo. Come no? Nella battaglia abbiamo avuto pure un aereo che ci supportava con. Ah, giusto, è vero. Però non ho visto il. Ah, è qui che vanno. Questo è invece il negozio dei minatore. Non so perché abbia messo solo questo in vendita, però. Andiamo. Oh, che cazzo era quell'allarme? Ah no, è il credo che sia la TV. Ah. Qua il minatore si è deciso di fare le cose normali, ma ha finito tutto. È stato svuotato. L'hanno totalmente svuotato. Oggetto. Senti, se scarico una foto da Google e la metto qui, come faccio? Devi prendere il link, non devi scaricarla. Il link della foto. Ah, oddio. Che cos'è un link, signor Doge? Ah, il link praticamente Vertiver. Ah, ok. È un link. Non l'hai mai visto? Aspetta, vieni con me. Aspetta. Ciao. Mi hai fatto cacare in mano, mi hai fatto cacare!
Ok, no, non ce l'hai più, perfetto. Posso tornare a casa. Ho fatto cacca a mano sopra. Ho appena fatto cagare in mano Vertiver. Era in miniera e gli sarà apparso davanti. Ho fatto cagare sotto. No, non ce l'ha più la skin di Link, quindi... no, infatti, la vedevo che era una donna. Oh, bene, ma se fai i sordi. Bene, comunque devo prenotare un altro quadro personale, però pago io. Però non ora, un altro giorno, perché dobbiamo cercare la foto del mio matrimonio con mia moglie, perché si è offesa che ce l'ho con Gilberto, non con lei. Infatti. Cazzo. E vabbè, comunque... Vale, base, no? Comunque già sai che è un quadro prenotato. È geloso, sì. Tanta... Oh! È geloso del nostro rapporto, signor Doge. Qui vediamo un pessimo pittore, comunque. Continua a dire, io non lo so fare, non so fare questo. Il peggiore che io abbia mai visto. Ah, devo farci vedere che io ho un talento per la pittura. Il cavo è bello, no? Faccio vedere. Vedere il mio talento. Okay. No, aspetta un attimo. Faccio vedere il mio talento da grande pittore. Cioè, tu pensa che mi chiamavano Oran Red generale da pittura. Faccio vedere il suo quadro migliore. Aspetta, sì. Un attimo solo che sto cercando la giusta immagine. Allora, guardi. Devo mettere tutto, però sto... Allora, c'è un problema. Però, per farla capire. Ma sono un coglione. È contrario, signor. Non lo so, però dico. Cioè, vedi come sono un bravo pittore. Ma è così realistico. Hai visto? Da piccolo i miei genitori facevano sempre disegnare. Mamma mia. Hai visto che bravo pittore che sono? Ma lei è troppo bravo, signor Dolce. Fammi il quadro. Che quadro? Quello è il mio. Altro che Ben. Ah, quello là che ha rotto tu, tieni. Ben in confronto è un novellino. Grazie. Quasi gratis. Allora, comunque... Signor Ben, prima di farsi pagare, però, dovrebbe fare pratica. Quindi venda quadri gratis. Bravo, vale. Vabbè, faccio vedere un'altra art. Guarda quest'arte, signor Gilberto. Il gatto, mitico. Questo è... Questa è la foto di un pittore famoso, si chiama il Piltor Cat, si chiamava. Praticamente, ti spiego la storia, lui prese questo gatto che era depresso, aveva la faccia di uno che piangeva, guardava la finestra e pensava al povero gabbiano abbandonato. Ah, il povero gabbiano che ha perduto la compagna? Sì, però in versione, povero gattino, hai perduto la compagna. Ah, povero ciccio. Mamma mia. È un quadro che suscita grandi emozioni. Hai visto? Cioè ti fa pensare, ti fa riflettere. Fa riflettere sulla vita. Fa riflettere sulla caducità della vita. Fa riflettere. Poi guarda, le faccio vedere un altro quadro che secondo me nessuno potrà farlo, questo quadro, perché questa è vera arte. E poi penso che meravigliose, e penso che questo sia il quadro più bello che tu possa mai vedere in questo momento. Un attimo solo. La pura arte,
Ma certo, faccio della scolata. Comunque l'immagine non me la guardo. Può cliccare ma niente. Non voglio più niente, bene, lascia stare. No, è un po' voglio fare di polto quando c'è stata una cosa e poi allora se io clicco su quale che immagine non me lo clicco, che cazzo devo fare io? Niente, non puoi fare niente, vuol dire che non si può mettere, penso, non lo so. No, ma collega proprio niente, cioè nulla in pratica, non mi dico. Guarda, vieni attimo sul disco. Bro, who would have thought you can get a PS5? Eccomi, eccomi, signor Gilberto. Scusami se ti ho fatto attendere, ma è stato niente, difficile. Non c'è problema, l'arte non ha tempo. Non ha questo, tempo. Questo quadro per me è molto importante perché esprime il dubbio. Il dubbio. Questo si chiama il dubbio. Questo è il quadro il dubbio. Allora, ti spiego. Questo quadro rappresenta un uomo che aveva dei dubbi se... Se avesse... Se aspetta. Se avesse... Va bene, niente. Se potesse... No, niente, non mi viene la frase che ridendo e scherzando viene da ridere automaticamente. Allora, questo è il dubbio, si chiama l'uomo del dubbio. Perché? Perché qua sta pensando, li metto o no questi 100 euro su Betflag? Cioè, Betflag... Ma alla fine li ha messi o sta all'interlocutore a pensarlo? No, è rimasto. No, è morto. È rimasto sempre là. Sì, così, ed è morto. Sì. Ma è inarrivabile questo quadro. Direi che penso che sia un pezzo di arte questo. Mamma mia, è bellissimo. È unico come quadro e. È bello. È bello, esprime la poesia. È da un personaggio reale, da una persona reale. Sì, è un nostro amico. Poi. Ciao Brian. Ciao Brian. Poi un altro quadro che secondo me rimane anche nella storia. Io l'ho chiamato. È dura dargli un nome a questo quadro. Perché effettivamente io ci tengo. Ok. Faccio vedere, magari posso aiutarlo. Questo si chiama il quadro, per farti vedere, questo si chiama il quadro della carità, ok? Ah, non si legge bene. Vabbè, te lo dico io, praticamente a sinistra vedi un uomo che vuole scappare da Napoli perché ti sfruttano sempre. E a destra l'uomo finalmente ti accetta nel reddito di cittadinanza a Napoli. Questo esprime la ricchezza del cuore. Poi, un altro quadro che secondo me ti può far sognare. E penso questo sarà la miglior arte che potrai vedere. Aspetta un attimo che sto cercando. Questo si chiama, questo quadro, è l'ultimo che poi possiamo anche andare via. Questo è un quadro famosissimo che mi ha mostrato un mio amico.
Questa si chiama la 104. La 104? No. Sì, il quadro della 104. Anche a 20 istante. Io lo compro, io questo lo voglio comprare. Questo si chiama il quadro della 104. A quanto lo vendi? Questo si chiama amore e passione, questa cosa. No, è vero, questo si chiama amore e passione. A quanto lo vendi? Ma 10 monete di rame. Lo compro io al momento. No, lo compro io, lo compro io. Però non mi spaccare. Ma non faccio i quadri, ragazzi, mi spiace. Però dovrei iniziare. Mi dia, lo compro subito. Se poi vuole qualcosa di più sfizioso, passerei a qualcosa di più frizzantino. Sai cos'è frizzantino? Mi faccio vedere più frizzantino, vale? Che però non si deve spaventare, ok? No, non mi spaventerò mai. Allora, questo si chiama, questo qua, un attimo solo, allora. Allora, questo quadro per me è importante, ve lo dico, sono sincero. Penso che rappresenti tutto ciò. Allora, pronti? Vediamo prima il nome. Un attimo. Questo è l'ultimo quadro, poi ragazzi, basta, eh. Questo però è un quadro molto molto raro, ve lo dico, veramente raro. Questo si chiama il quadro di Notre Dame. Sei un pesce, porca puttana. Te fai i cazzi tua. Ora ricarico. Guarda che fa questo coglione, guarda, poverino. Che? Spiega, dai. Veloce. Vai. È il quadro di Notre Dame. Notre Dame, no? Notre Dame. Sì. Guardi. Io comprerei solo il quadro precedente della 104. Io ho i primi due, io. Ragazzi, quando ci penserò su questa cosa di aprire un mio negozio da pittore? Io la 104 gliela compro subito. Diciamo che l'arte è tanta nel mio Ma cuore. Ma mi puoi fare un piacere, signor Doge, mi potete fare il cargo che è scappato, per favore. Marito. Ha fatto il suo trucco di magia, signor. Voilà, il trucco di magia è come dire portami via. Comunque, cosa ne pensa di quest'arte magica? Bellissima, fantastica. Bella. Commensurabile, incredibile. Pensa altro che quest'arte è... Altro che i disegni di Ben. Quelli di Ben in confronto sono delle persone. Poi ho detto, un giorno ci penserò. Sento una fiamma all'interno del mio cuore per l'arte. Ah, il quadro della 104 è già preso. Però il quadro migliore attualmente che giro a Siris è questo qui. Il Dogeon è giovane. Il Doge è giovane. Ma guardi che la nostra foto è lì, Lo so, però dico comunque questo è me da giovane, cioè rappresenta questo è quando non avevo i capelli bianchi. Mamma mia. Quando ero un semplice generale. Quanto è sexy, signor. Hai visto? Qua è, pensa, qua quando guardavo il cielo, guardavo il sole, perché per me era sempre una vittoria. Quando combattevo. Poetico. Mi chiamavano Doge Napoleon. Poetico. Ma Bonaparte. No, che... No, mi chiamavano
lei era una buona parte di Doge Napoleone. Ah, sì, una buona parte di Doge Napoleone, sì. Ah, pensi che quel periodo abbiamo vinto tante guerre. Poi, quando ho perso l'unica battaglia, mi sono ritirato e sono andato via e ho conosciuto il vostro popolo. Ho iniziato a girare come un indigeno. Sì, sono andato in esilio e ho passato quei qualche anno con voi, capito. Come indigeno qui in queste terre. E poi ha fondato insieme a me questo bellissimo villaggio. Ma io l'ho fondato perché mi si è illuminata la vita pensando a questo quadro. Giusto, giusto. La vita, gli anni mi sono passati avanti e non me ne sono accorto. Ho fatto un grande errore. Guardi, guardi cosa abbiamo creato. Ma pensa che ha portato i soldi del riscuoto delle tasse del suo territorio? Sì. Ok, a posto. Quindi hanno pagato tutti. Sì. Territorio no? Ah no, sì. Me li ha lanciati. Sì, perché a me ha dato dei suoi negozi. Comunque arte. Ciao Valoros. Ma il kebabaro? Cosa? C'è un kebabaro qui. Sì. Ma io non vedo mai nessuno che ci lavora dentro. Come no? Lavora sempre, vende anche tantissimo. È uno dei più famosi ristoranti di Asiris. Non lo vedo mai io. È perché Samir lavora solo di notte. Salve. Comunque, come seconda moglie, cosa ne pensi? La sua moglie, però, anche. Sono d'accordo. Cosa stai dicendo, comunque? Ah, stavo guardando cosa della cartaia, ma perché vende la sabbia e l'arenaria? Perché se ne occupa lei. Della sabbia e dell'arenaria? Sì, perché vende il vetro, quindi... non esiste un ruolo per la sabbia e l'arenaria. Ah, ok. Ok, perché non c'è... Eh sì, perché lei fa i mattoni e il vetro. Sabbia e l'arenaria. Sì. Non lo so. Che dovevo dire? Ah, sì, c'è l'apicoltore. L'apicoltore? Sì, certo, viene. È proprio vicino a casa tua. Il signore. Ah, Ben. Ti conviene scrivere in chat perché era compagno. Scrivi apicoltore, mi serve roba. Fai prima perché non so dove sei andato. Ah, e sei tornato sola? Vuoi vedere? Serio? Sì, viene. È proprio dentro a sé, non te ne sei accorto. Sembra una vecchia più bella. Da merda faremo una festa. Ora ci mancherai, sarà un pochino. Da merda. Ora faremo le discoteche. Ecco Sora. Ma che cazzo? È Sora. Se Sora attacca acqua, amore, non potevo bagnare. Ti piace, Sara? Mamma mia, quanto è peggiorato di quanto me lo ricordavo. Perché è un po' ingrassato. Minchia. Ma che roba è questa cosa? È Sara. Amore, non lo sa fare. Pare che non ha tanti cuori sto coso. Vabbè, tanto è di pizza. Che bruttezza. Ma Sara... Eccolo, Ben, eccolo. Doge, vieni qui. Ah. Ben, ti vuole lei per la tua attività? Mi serviva le candele colorate. Tieni da G. Come le vuoi? Viola, le hai. Che mi devi? Se non le hai, io pulisco io il colore, non so come si funziona. Altra tassa? Tieni, signor tesoriere. Vado a mettere giù. Comunque, la casa che è in pericolo è quella di Sora. È la prima che si era battuta. Ma scusa, ma Sora sta mai entrando? Perché? Non so. No, perché non ha il gioco originale. Ah, ok. Ma che sta a fare questo qua dentro? Ma che si è fatto? Ciao. Boh, troppo sudo, fare il cambio. Che cazzo vuoi? Poi, non lo so, mi sto aperto, mi stai volendo fare il cambio. Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Ok, ti serve il cambio, ma che stai facendo? Ah, ho messo a cuocere il rame. Chiama la polizia immediatamente. Perché? Non lo sapevo sta roba qua. Vabbè, aspetterò. E
direi che i suoi soldi sono confiscati. Ma no, ma io non lo sapevo sta roba. Niente, è finita. Non mi è stato spiegato. Ma non mi è stato spiegato. Ti non lo sapevo. Ma stia fermo, non lo sapevo sta roba. Signor Asdrubale, qui c'è un criminale. È entrato nella zecca, ha messo i soldi all'interno. Sta producendo i soldi da solo. Sta facendo evasione fiscale. Ma non è vero. Ben, venghi, venghi. Evasione fiscale. Den ha creato i soldi da solo. Ha fatto evasione fiscale. È entrato in un luogo. È entrato in un luogo che non può entrare. Ha rubato anche del denaro. Abbiamo controllato. No, non è vero, non l'ho rubato io. No, ha rubato, non l'ho rubato io. No, si è messo a cuocere i soldi da solo. Si è fatta, no, si è messo a cuocere i soldi da solo. Allora, qui ci sono tre ci sono tre cose penali, Ah, calmi. Evasione fiscale, voleva fare furbo, farsi i soldi senza pagare. No, non è vero, l'avrei detto, l'avrei avvisato. Ma perché l'hai fatto, Dan? Allora, signor Dan, lei ha... Mi fate parlare, cazzo. No, mi faccia parlare lei, Ha violato almeno due regole. Uno, è entrato qua dentro e non può entrare. Non c'è scritto. Due, ha messo ha messo i soldi per prodursi da solo i soldi. Ma lei è impazzito. Ma lei è impazzito? Ma l'avrei cercata. Ma lei è impazzito. Lei deve prenotarsi qui. Dov'è un cartello prenotazioni? Scusi, non me ne frega niente. Non c'è niente. I suoi soldi, soldi sono requisiti. Ho cercato, ce l'hai detto realmente. Requisiti. Era tutto aperto. Ah, non c'è nessun... Mi sei vista, dai. Ma non allora, ma va bene, ok, ma era letteralmente tutto aperto e non c'era nessun cartello tranne quello. Vabbè, dai, i tuoi stacchi di rame sono posto, dai. Non l'hai spiegato. Io non ho messo. Ah, no, che due stacchi di rame, non mi paga niente, tanto gli confisco tutti i soldi che ha messo dentro. Ma c'è... Ah, pesanti soldi. No, sono no, i miei soldi. Sono i miei quattro stacchi che stava facendo. Allora, dai, facciamo una cosa. Per apparare la situazione, al posto di pagare 6 monete per la tassa di ogni stack, ne paga 10 per punizione. Mi sembra un po' troppo molle. Mi sembra un po' troppo. Avrei comunque. Vabbè, abbiamo fatto anche noi un errore che non abbiamo messo il cartello. Ha ragione qui. Cioè, non c'è nessun cartello qua. Però anche, uno scemo sa che entrare in una zecca dello Stato senza chiedere nulla è un bel reato. Ah, era tutto aperto. Cosa vuol dire che era tutto aperto? Allora, ma si è chiuso? No, c'è guarda un che qua è chiuso. Ehi, che cazzo vuol dire? Vabbè, dai, dopo 5 minuti di... Allora lei dai, entra in banca. Allora lei entra in banca e spara. Tanto è aperto. No, è illegale sparare in banca. Allora, silenzio. Paga la tassa, a posto di 6 paga 10 a stacco. Va bene. Perfetto. Vabbè, dai. Come fare soldi sui poveracci. Sembra anche un po' poco. La roba, però va bene. No, secondo me qui. Ah no, qui abbiamo visto criminalità. Questa città non ci sono regole, non ci sono regole. Avrei comunque pagato quello che dovevo pagare, ma... No, non è la regola. Oh, oh. Va bene, ci penserà il signor tesoriere. Guarda, è entrato di nuovo, è proprio scemo forte, guarda. Denuncia, paga 20 adesso. Paga 20. Ma no, mi serviva un Enderchest, era la più vicina. Signor Ciriberto, allora... È un criminale. Vadi, signor Ciriberto. Ma tu che ruolo facevi? Facevi il marinaio? Sì, anche. Mamma mia, immaginati, avresti dovuto perdere anche la carica da marinaio. Salve. C'è Gio, cazzo. Ciao, Gio. Non si spaventi. I soldi. Allora, le tasse pagate? No, ero venuto apposta. Pagate tasse. Allora, si pagano ste tasse. Quant'era? 13 o 12? 13, signorina. Ah, benissimo. Ti sei sporcato la maglietta. Ma comunque, scemo. Ci avrei, per l'esattezza,
4 stack e 34 di rame grezzo. Devi andare giù a prenotarti, sempre. Ma se le cuocio io? Fai la sua stessa fine. Lui sta per finire, perdere la carica da marinaio, arrestato e tutti i soldi. Perché sì. Io ho chiesto l'ultima volta per velocizzare il processo e mi ha detto che non saranno così. Scendi giù. Non ci sono prenotazioni. È impossibile, basta andare giù. No, l'ultima volta ho detto che se tipo cuocevo io il rame lo portavo già cotto, non c'erano problemi, mi ha detto. Era quello che volevo fare, ma il signor Doge io. Allora vedi che la colpa non è mia? Signor Gilberto, ma che cazzo dice alle persone? Che si deve cuocere... Ah no, sì, effettivamente sì e no, nel senso che... Non ho mai detto che si devono cuocere. No, non quello, lui ha detto che si deve cuocere da solo i pezzi. No, quando mai? Lui già l'ha detto. È stato detto. Detto una cosa del... Sì, vabbè, comunque prenotati qua. Tra poco finisce allora, Edward e poi tocca a te. Vedi che non sono l'unico confuso. Allora, è diverso, lui ha fatto una domanda e ha chiesto. Tu sei venuto qua dentro e hai commesso un reato. Due reati. Tre. Io posso. Forse mi ha detto. Posso cuocere le cose io a casa e portartele? E io gli ho detto, boh, se vuoi fare sto pezzo, va bene. Tutto qua gli ho detto. Sì, ma se lo scopre il fabbro, lo ammazza di botta. Allora non lo faccio. Nel senso, io qualche pezzo di rame l'ho trovato già cotto. Infatti ne ho sette. Dimmi comunque. Cosa? Ho già fatto fare la carlo. Cosa? Quale quadro? Il quadro che aveva commissionato per oggi. No, a te stavo aspettando. Dimmi dove. Non mi ricordo che cos'era il quadro. Era baffo. Quello in chat. Ah, quello dell'itinerario. Ma lì quel quadro lo vogliamo esporlo al vostro museo. Quindi ad Asta? No, proprio esporlo. Metterlo lì all'interno del vostro museo. Non ha una tassa di quadro all'interno del museo? Vabbè, ovvio. Allora andiamo a parlare di affari. Però il discorso è che il museo non è tecnicamente ancora chiuso. Però aspettare ancora. Ok. Vabbè, allora lo faccio quando può. Di certo non posso metterlo nel comune. Ah, perché no? Eh sì, assolutamente. Quanto è il minimo che posso cambiare? 4 stack? Che criminali che abbiamo in questa città. Mi dica, signorina. Io non ho ancora pagato le tasse. Ah, a proposito, venghi. Appunto dobbiamo parlare un attimo di una cosa, venga. Nel mio ufficio. Allora, signorina. Allora, questo è un piccolo anticipo per il suo lavoro. No, aspetti, non ho spazio. Ah. Se li riprenda. Non ho spazio nell'inventario. Allora ti aspetto, vai. No, venga qua un attimo alle Ender Chest, che così li metto direttamente nell'Ender Chest. Passi. Allora, vedi che una parte te le ho dati. Ora ti sto dando il resto. Date esattamente 2 stack anticipo. Perfetto, è un anticipo per il lavoro che sta facendo. A fine lavoro, l'altra domenica le diamo altri stack. Ok, perfetto. Quindi per ogni domenica praticamente ti anticipo il pagamento delle strade che sta facendo. Se no, come può costruirle se non ha soldi poi addosso? Ok, quindi ciao Samuele.
mi dà, diciamo, il pagamento di stack a sessione. Quindi, sì, e poi ti do il pagamento. Domenica mi dà due stack, quindi. Sì, e praticamente poi ti do il pagamento quello finale. È. Questi sono gli anticipi, praticamente. Ok. Va bene? Sì, perfetto. Allora, io le pago le tasse, che sennò poi ci dimentichiamo. Già mi hai dato 50. Allora. Sì. Devo bere. Guarda. Salve. Oh, ma che bello, sta facendo anche gli interni. Sì, non ancora, ma scrivo anche. È qua, è qua. Si sta attaccando, Doge. È qua dietro. Io qua muoio, mi sa. Sta combattendo. Oh, ma stanno proprio attaccando il baronato. Ce l'hanno con te. Di nuovo. Perché dal tetto? Là sopra, chi ci arriva là sopra? La sciera. Quando poi si finisce? Dove vanno a finire? Beh, non mi aspettavo che la casa di Scogna fosse uno spawn. Ma vanno sul mio tetto. Anche se il mio museo devono andare. Che cazzo? Sì. Dove sono adesso? Ah, giù, 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 sono giù, sono giù. Eccole, eccole, andiamo, andiamo. Ecco le monnezze. Combattere con panza è come combattere da sole. Oh, me merda, mi stavi ammazzando. Oh, me merda. Quanto ne tosta? Già, tre quarti di vita, dopo. Toro, toro. Dove? Oh, davanti a noi. Ero bastato, visto che l'ha messo lui. No, ho messo io, mica posso metterla in corsia. Vieni qua, me merda, non attaccare i civili. Ah, bene, fuori. La prima che l'ho uccido è gay, dai. Ah, oh, sì. Ben, scusami, no.
questo in realtà è questo che pensate, la linea sotto è quello che è il vuoto. Attimo, se... non so come No, sì, la devo mettere la linea uguale. Ammazzatele, ammazzatele. Sono bloccato, ragazzi. Vittoria, ragazzi. Contro, ormai siamo abituati a combattere contro guerrieri forti. Ops, scusate. No, cioè, mi devi dare due linee. Che due linee? E, è qui, guarda, una qua e una qua. Tieni, ti regalo una pozione. Vieni, dobbiamo andare al negozio, vieni. Ma stai assumendo questa incursione, no? E si sono messi tutti sul tetto che sanno di non farcela entrare. E quindi nascondono in sopra. Io credo perché sia lo spawn fatto a cazzo di cane. Ci sono spawnati anche sotto i piedi mentre stavamo lì. Allora, mi servono le chiavi, quindi prendo le chiavi. Falegnameria, Oran. Ma che bella falegnameria. No. Quante ne servono? Dove sta? Quante te ne servono? Due. Sto fatto bene allora. Ce la fai a prendere? No, ho il coso pieno qua. Ah, devo comprare un po' di cibo per me. Casa non ce l'ho più come prima. Chiuso la cassa. Sono senza cibo. Sono senza cibo. Sono senza cibo. Ce l'abbiamo ancora. Madonna mia, che pane. Abbiamo pane. Queste carote fanno schifo. Non so perché ci siano queste. Boh, per ora ce l'ho accendo. Va bene.
Sto aspettando il signor Joe che non si muove a portarmi i suoi soldi. Vabbè, almeno ti devi lavorare davanti questo qua, che è un po' scocciante a un certo punto. Dico, meglio però toglierselo prima questo lavoro, perché è un po' scocciante. Sendo soprattutto che... Ma tu sabato ci sei poi? Il 23? Sabato quando? Ah, il 23? Quella super sessione. Non penso, onesto. Allora... Come no? Nemmeno il pomeriggio? Ah no, pomeriggio sì. Ah, non ok. Ho allora... È un server, sì, poche, è un server. È un server RP. Ah sì, dovevo vedere sta roba. Ragazzi, siamo a corto di cibo. Sullo stile verdure. Abbiamo una carenza. Allora, le mie ricette. Devo vedere cosa servono. Devo farmi la lista. Ma se mi devo comprare un libro. Come se qualcuno ha comprato qui. Oh, che palle. Ah no, aspetta, legna Maria, ok. Si può entrare. Per entrare ci vuole. Si deve fare una whitelist. Per capire come si fare, devi fare punto esclamativo Minecraft e leggi tutto quello che ti dice. E cosa devi fare. E in più devi avere il gioco originale. Ma che cazzo è questo? Che fa fuori il mio negozio? Minchia, si è guadagnato. Serve un libro personale per scrivere le mie cose. Non credo che io ce l'abbia. Ce l'ho. Infatti ce l'ho. Già ce l'avevo. Beh, cosa quei soldi. Allora, lista rifornimenti. Mi devo scrivere tutte le cose che mi servono. Devo prendere le chiavi. Oh, per la falegnameria dovrei avere tutto teoricamente. Ai, siamo andati. Allora, ok, rimaniamo la cassa. Per fare il riso cotto ci vuole riso fritto. Ci vuole uova, carota, riso e cipolle. Quindi uova. Ok. Cosa ci vuole poi? Carota e cipolla. Carota ne abbiamo? Eh no, non ne abbiamo più. Abbiamo poche. Anche il riso manca. Uova e... E cipolla. Ecco qua. Poi altri piatti che preparo sono piadina. Quindi si può entrare. Di nuovo devi fare il punto esclamativo Minecraft e c'è scritto tutto quello che devi fare perché c'è la whitelist. Cipolla. Allora, intanto uova, cipolla, carota, riso. Uovo, moneta, pollo. Mi pare che c'è. Questo ci vuole. Bovino, carne di bovino. E per ora abbiamo ancora. Pane ne abbiamo. Pollo ne abbiamo. Allora, tutte le cose che per ora non mi interessano devo mettere qua. Perché c'ho queste? Ah, per un piatto forse. Ok.
questo qui. Che okay, piadina mi sto uovo, ci vuole uova, pollo ci vuole pollo, hamburger per fare un panino hamburger ci vuole insalata, pomodoro ce li ho, cipolla, insalata, pane e hamburger. Io direi di fare pane. Questo come si fa? Questo qui? Come si fa il manzo macinato? Manzo crudo mi serve, ok. Manzo crudo. Ok. Riso, carota, manzo crudo. E mi serve anche insalata. Pomodori dovrei averne abbastanza. Patata ripiena, è questo, non mi ricordo. Oh, avevo la pubblicità, ah ok, non lo sapevo giustamente. Non potevo saperlo. Pasticcio di patata, no, patata ripiena, serve un burger e latte. Pomodori ci sono, bistecca c'è, però mi serve. Dimmi. Ma in che senso dice a diventare signore? Quanti cazzo di soldi gli hai dato? Ma lui è un contadino, giusto? Ah no, un borghese. Ah, è borghese. Perché vuole già diventare signore? Ma vuole lavorare come ruolo pubblico? Oh, dimmi. Allora, mi serve latte, manzo crudo. E vabbè, le uova me le posso comprare. Però il latte e il manzo crudo tu non ce l'hai nel negozio. Capito? Per quello mi serviva. Era mutato. Ho detto mi serve manzo crudo e latte che tu non ce l'hai nel negozio, e le uova me le prendo da solo. Quanto è un manzo pizzello? Manzo crudo dammi due stack. Per il latte, vabbè, te lo chiedo poi io, ma mi servirebbero più latte. Penso almeno 5-6 secchi. Sì, ma quanto ti devo dare? Facciamo... C'è una mucca fuori comunque. Fammi mangiare a terra, che se dovremmo anche mangiare a terra. Fammi 100 preciso preciso. Allora mi...
Ho scritto sul Discord. È più per domani comunque. Devi aspettare domani mattina, pomeriggio. Ti scriveranno io o qualcun altro ti scriverà. Allora, intanto ecco quei soldi. Abbiamo detto 160, 40. A posto, grazie. Buonanotte. Questo mi servono. Mi porta un po' di soldi in sicurezza. Allora, manzo crudo fatto. Latte fatto. Uova, cipolla, carota e riso. Cazzo. Le altre cose devo aspettare. Tra poco mi apro il contadino da solo. E le uova ci sono. Ora andiamo qui. Uova possiamo togliere, cipolla, carota, riso, insalata. Una cosa sicuro c'è, le carote. Uno, due. E il resto devo aspettare. Carota, il riso, cipolla e insalata. Infatti non ce l'ha. Poi quando torna glielo dico. Come domani mattina, no, ho detto domani, dalla mattina fino a pomeriggio verrai contattato da un moderatore che ti dirà qualcosa. Adesso sono andati tutti a dormire. Io tra poco, noi stacchiamo i server e domani vado a dormire. Allora, salve. Lo so, tra poco, ragazzi. So, domani è lunedì. Oggi abbiamo avuto un po' di problemi con la patch, quindi a cui non sono riuscito a entrare. Abbiamo dovuto fixare la patch. Eh sì, sono stati piccoli problemi. Cazzo. E allora, signore, scusami che Stiamo stavo. arrivando. Andiamo a passare a sto rango. Mi rimarranno 10 soldi, però va bene. Ma come mai questa scelta, se posso sapere? Vuole lavorare proprio come ruolo pubblico? Potrebbe essere una bella idea. Ok, capisco. Allora avrebbe senso perché non so come mai aumentare il cedo senza. Cioè, letteralmente lei non ha proprietà. Io lo so, però mi piace. Avrei Allora, bisogno. mi serve la chiave. No, non mi serve nessuna chiave. Mi servono solo i soldi. Che tu mi lanci i soldi e io vado a modificare il suo file 500. Sono 8 stack meno 12. 1 stack Se meno teoricamente sì. 12. 6, 7 e 3, 50. Allora, lei adesso è un signore, non è ovviamente un vescovo, che non c'entra nulla in questo caso. Quindi ora è un signore. Grazie. Perfetto. Allora, effettivamente ti spiego adesso quali sono le tue disponibilità adesso. Allora, puoi votare. Adesso il tuo voto conta nel comune, quindi per cambio legge, per governo, eccetera, eccetera. E puoi avere un'influenza su altri player, per, tra virgolette, anche tipo rivolte, per farti un esempio, te la sto buttando lì. Massimo. Hai tre, la possibilità di avere tre licenze e appunto puoi avere un ruolo pubblico. Quindi lei può essere assunto effettivamente. Ora andiamo un attimo dal signor ammiraglio perché appunto possiamo finalmente.
settare questa cosa, perché noi abbiamo una dell'aeronautica, un sindaco bar per tutte le due città, perché attualmente l'altra città non ha bisogno del sindaco. Abbiamo tesoriere, capo forza dell'ordine, ministro di infrastrutture e capitano. Una cosa, aspetta, venghi un attimo. Ma tu sei ancora sveglio? Non riesco a dormire. Vai della camomilla. Dov'è Gilberto? Oh, era qui davanti a noi. The fuck? È andato di là, viene. Allora. Benvenuto tra l'arancia. Comunque sì, devi aspettare perché l'orario è anche domenica. Comunque, signor Gilberto, lui è diventato un signore. Quindi ora fa parte del comune e può anche votare. E lui deve avere adesso un ruolo, vuole proprio appunto un ruolo fisico da per lavorare nel comune. Quindi deve scegliere adesso finalmente di scegliere o fai il tesoriere o l'ammiraglio. Oh no. Eh sì, è arrivata l'ora di fare... No, non me lo puoi chiedere così. Vabbè, non è che devi scegliere adesso, però per venerdì scelga quale preferisce. Ma lei cosa vuole fare, tesoriere o ammiraglio? Io, cosa preferisco? Se posso scegliere, scelgo tesoriere. Ma anche aiuto tesoriere. Vedi, l'aiuto tesoriere, vedi? Ma sì, ma tu hai due ruoli, non puoi tenere per sempre due ruoli. Vabbè, aiuto tesoriere. Lo prendo sotto la mia ala. Dobbiamo pensarci. Sì, perché aiuto tesoriere al massimo abbiamo due tesorieri e tu fai, ti dà una mano. E effettivamente uno che lavora sopra e uno sotto non è che sarebbe male. Vedi, tu lavori sopra e io lavoro sotto. E perché sennò così almeno mi tagliate metà lavoro che mi sono rotto un po'. Esatto. Ecco, sì. Vabbè. Ah, tu lavori sopra e io lavoro sotto. Perfetto, si può fare. Perfetto. Dai, dagli la chiave per... Sì, dobbiamo doppiargli la chiave. Doppiargli la chiave del comune. Panzer che dice, ma fallo venire con me. Perché ti serve qualcuno per il comune? Ma a parte lui non è cittadino del tuo baronato, coglione. Io non sono ancora cittadino, in realtà. E in più che cazzo ti serve a te che non hai niente? A te già Daniel è pure tanto. Vale, mi puoi dare una targhetta per il negozio? Ah sì, effettivamente, viene. Devo prendere... niente... Venghi, venghi. Aspetta, ma sto pensando un attimo. Sì, ma gli devi prima insegnare prima di dargli la chiave. A proposito di questo. Allora, che gli do le chiavi, tieni la chiave, lavora. Prima vabbè, allora facciamo così, glielo insegniamo la prossima volta. Sì, vabbè, grazie. Però adesso è un signore, quindi può effettivamente lavorare. Può essere lui decidere se lui si apre le proprietà da Panzer, il barone Panzer può lavorare con lui. Questo devi decidere tu. Perché lui mi ha detto fallo venire da me, non so se a cosa gli servi, però puoi lavorare per lui. Quindi diventi un sottovassallo suo, praticamente. No, anche perché onestamente dagli il sotto della zecca ancora non me la sento. È una grande responsabilità. Vabbè, non la zecca. Diciamo la sì, prima sì, fase. Sopra a pagare le tasse è un conto. Sotto impazzisce, si prende la corda e dice ciao ragazzi. Sì, lasciamo stare. Va bene, non c'è problema. Sono contento che siamo contenti adesso. Sì. Dico un po'. Ti faccio vedere velocemente come si fa. Poi ti dirò meglio. Sì, vabbè, ovvio. Ti spieghi meglio. Adesso sarebbe un po' stupido. Però se vuoi ti faccio un'introduzione appena do le targhette. Aspetta. Allora facciamo una cosa. Qualcosa già gli spiego. Però intanto vi do un attimo le targhette. Io ti devo dare la targhetta. Io intanto voglio iniziare a dire. Allora.
Ogni 4 è una chiave. Ok. Tieni. 1, 2. Quante ne servivano? Ne ho preso uno solo. Ah, allora dammi l'altro indietro. Anzi, no, tienitela, se in caso compri il negozio. Ah, ma boh, dai, va bene. Sì, la ripreso. Ah, no, ok. Buonanotte, Panza, buonanotte, tranquilli, ragazzi, dovete andare a dormire, tranquilli. Ragazzi, lo so, la settimana prossima finisce il lavoro, eccetera, eccetera, lavoro, eccetera, ci siamo un po' più tutti. Peccato che chissà se ritornano gli altri tre che devono comprare il gioco. La signorina, guardi. Ah, eccolo, Vertiver, ma scusami, io ti scrivo e non mi rispondi. Quante ne devo dare? Non ci ho fatto caso, perdonami. Quante te ne servono? 4, 1, 2, 3, 4, ecco qui. Comunque, metti i minerali qua. Dimmi. Minchia, OP questa roba. Tieni. Hai visto cosa fa? Sì, OP. Che fa? Comunque dicevo, quando metti i minerali grezzi in vendita? Lo sai che è vero che ti svuoteranno come niente. Minerali grezzi? Ma, sto facendo il refill, sto facendo. Da che agio li fa avanti e indietro. No, io dico nel senso il ferro, oro, eccetera. Ti conviene venderli? La gente li compra. Sì, sì, li faccio, metto in vendita. Ho dovuto fare la roba per farmi craftarmi il kit questo. Ah. Ah, per andare sott'acqua. C'è stato. Ecco, bravo, hai capito giustamente. Mi è servito il ferro, poi è servito, vedo. A me non mi sono premunito. Sì, ma tu vendilo grezzo comunque, non venderlo cotto, sì, che sì, ci perdi soldi. Lo vendo grezzo. No, perché ci perdi soldi, sì, appunto. Comunque, se vuoi sapere i prezzi del mercato, mi pare che un lingotto... No, un pezzo di ferro grezzo, mi pare... Uno stack di ferro grezzo... E quando lo vendono? Tra i 60 e i 100 di rame? Si può dire? Però ti conviene vendere a un pezzo singolo, perché... Ovviamente non puoi mettere 64, il massimo 64 al negozio. Boh, dai, io vado che ho dei lavori da fare. Buona giornata. Le chiavi sbagliate. Vabbè, a parte devo passare della Roma. Salve.
Ok, abbiamo finito. Abbiamo sistemato anche qui. Salve. Comunque, se tu devi combattere. Ma questo che ci fa qui? Mi sa che me lo sono dimenticato io. Apriamo le stesse porte. Chiudiamo. Vieni qua. Vedi questo? Quando devi combattere, mangio questo. Va bene. Ma in esplorazione posso andare o ho bisogno della licenza? Ma chi sei tu? Io sono Edward. No, non in quel senso, intendevo. Il pittore. Marinaio. I marinai solo su ordine di esplorazione. Solo i cacciatori possono esplorare. Perché sennò rompi l'attività del cacciatore. Ma mi serve la giungla, cazzo. La giungla. Ma se ti serve la giungla, fai prima proprio se chiede ai cacciatori che hanno informazioni sulle mappe. Per questo ti conviene anche aspettare loro. Che ti dicono, guarda, si trova qui, vado io e ti prendo quello che vuoi. Perché cosa ti serve? Ciao. Il cacao? Esatto. Ah, e il contatino ci penserà. Lo deve coltivare, già ce l'ha. Solo che venerdì ha fatto altre preparazioni e ancora non l'avevo coltivato. Non so se già l'ha coltivato, andiamo a vedere per sfizio. Perché casomai lo prendi venerdì? È che l'ho comprato tutto io, il col marrone. Te lo dico, il 90% lo comprerò solo io. Il discorso è che se dobbiamo comprarlo, il cacao, siamo costretti a aumentare il prezzo. Vabbè, lo puoi fare, scusami, alla fine che ci sta di me. Le strade ancora non sono complete. Ho visto. Sonno. Sotto il ponte. Pure io vado a dormire a breve. Che domani ho la sveglia alle 5. Devo accompagnare Nati al lavoro e quindi mi tocca. Andiamo a vedere. Ma che cazzo? Dove sta roba? Non lo so, è forse meglio non sapere. Ma è diventata una foresta qui. E vediamo dentro se è già messo a disposizione qualcosa. Ma qui ci sono zucche, riso, patate. Andiamo a vedere su. No, non c'è. No, ancora non l'ho messa allora. Ha insalate, cipolle. Ha messo tutto, ancora il cacao, no? Perché deve ovviamente lavorare con i spazi. Vabbè, sul cazzi su. No, ma sono già fatti, vedi, alcuni. Ok, probabilmente lui ha camminato sopra. No, non ce l'ha, mi sa. Ha tutto, gli manca. Lo deve coltivare, semplicemente. Ma comunque lo coltiva, tranquillo, non c'è bisogno della giungla. Perché già ce l'hai insieme. Sì, ma penso a stack li venderà tipo 20 monete, uno stack. Quindi non è che ti costa così tanto. Ah sì, di questo che devo mettere con tutti. Va bene, andrò a cercare il blu ora. E blu? Sì. Oh, ti dico se si craft è blu, aspetta. No. Blu. Non ho il lapis. Colorante blu. Dalla lapislazzuli puoi farlo. Non compro il lapis. Ma sei stupido, non costano un cazzo. Ma ci sta la piantina. Quanto vale per la piantina? Ok, ma i lapislazzuli ne puoi acquistare da pizza. Te li regala praticamente. Vabbè, io ti consiglio di comprarli. Secondo me a prezzo blu non li trovi. Perché ok, devi trovare l'orchidea, però i fiori li devi cercare, quelli li compri subito e te ne compri quanti ne vuoi. Vabbè,
Boh, vedi tu. Io ti ho dato un consiglio. Ti dico che sul mercato i lapislazzuli non valgono molto attualmente. E quando discorso? Ecco. No, se inizi a comprarli pochi, quelli di Nokia l'avrà acquistati pochi. Trasferisco. Cambi ponte? Ma andare a vivere con Ben, no, eh? No, vado a vivere lì al museo. Okay. Casa abusiva perché non faccio la casa. Ma guarda, te lo dico, i costruttori non hanno molto da lavorare. Se vuoi prenotati da Luke, tanto c'ho solo una prenotazione. Da Matt? A tua. C'ha quella tua, di Joe, e poi ti fai fare la casa da lui. Fai prima. Sì, è il cagnolino. Ah... Gilberto è finito anche il quarzo, tutto è finito. Lo so, non c'è. Lo so, scogna se non torno. Posso prendere il mio cane? Perché non è il tuo cane? È il mio cane, è Ugo. A quanto pare perché era dell'Actra account pezzotto. Vale. Dimmi. Allora, io gli ho detto a lui, gli ho detto a lui del lavoro, gliel'ho spiegato un po'. Niente, gli ho detto che magari nei prossimi giorni lo affianco, così. Sì, dopo... sì, giusto, giusto. Inizia a fare esperienza. E poi dopo gli darai dopo le chiavi. Sì, adesso? Vabbè. Adesso? No! No, 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 no! Vieni, te ne droppo un altro. Povero. Ma non lo lasci qua. Non lo lasci qua. Tieni, Edward. Oh. Il mio cane. È semplicemente cambiato il nome. Eccolo. Non è il mio cane. Manco quello, era tuo in realtà. Ah, dammi a me i bastoni che lo domestico io. Vabbè. L'ho ammazzato, era di Edward. È solo che della vecchia che cane. Dammi che posso dare io tre livelli. Oh, se ne sta andando il cane qua. Oh, Ben. Impedire sto qua. Ben, ti serve il colore blu? Oh, era, sì. Era. Bene. Allora, se vuoi il colore blu, devi comprarlo. Ascoltate. Non ascoltare lui che ti vuole far perdere tempo. Per fare il colore blu bastano anche i lapislazzi, non costano un cazzo. Bene. Aspetta, andiamo da Vertiver. Vediamo se ce l'ha lui, vediamo a che prezzo li fa. Ci fai il buco in pezzo. Non credo, dai. Ciao, signor Vertiver. Hai la Sblizzlazzoli? Sì. Quanto li vendi a stacco? No, giusto per stacco. Quanto costano a stacco? Aspetta, l'ho scritto, aspetta, fammi il foglio. Fammi un bel prezzo, mi raccomando. Se era 15, te lo metto a 10, vai. No, dai. Mi dai due stack, dai. Allora. E ce sono due, adesso, perché ne ho trovati due. Ok, quindi... Fatti il piccone fortuna. Appena puoi. Oh, ce l'hai già. Come faccio a farlo? Piccone fortuna 2? Come faccio a farlo? Ultima domanda. Con non ci vuole nulla, basta che vai da mia moglie, ce l'hai i libri. La pescatrice li pesca. La pozione. Non lo so. Samichima pesca i libri, mi sta dicendo ora. Per fare il buono, allora che lo so. Se vuoi domani mattina glielo chiedo. Buono. La pozione della forza ti aumenta la forza per il... Vedi? Danno per colpo 6. Vedi? Ha messo un prezzo di merda. È sempre lui, eh. Comunque, te l'ho detto che costavano poco.
sai cosa? Oggi sta bene da fuori qua. Oggi sta cosa non vuoi fare. Dammelo. Ah no, dammi a me, dai. E, cioè, non ha senso, che è sto punto. Li faccio tutto io. Dai. No, ho preso due stack di blu, però a 25 monete, ho fatto l'affare. Ho fatto l'affare della vita. Mettiamo due monete e uno. Fatti tre. No, facciamo come uguale, dai. Sì. Ma che cazzo compro? A me non sembra un cazzo, ma... Comunque ti ho detto che li pagava bene. Due stack di ho capito, gli ho fatto pagare 10 uno stack. 10 monete. Che non si mette, fra? Allora che sto bug, sto... Ma che cazzo non so. Vabbè... Sto andando. Ah, finito. Duro lavoro qui ad... comunque abbiamo guadagnato 30 monete. Prima cassa, che... Qualcuno ha comprato il mio, quello. Oh, comunque il 23 nel server faremo il compleanno di Nati. È l'albero di Natale, perché è giorno dopo il suo compleanno. E facciamo la festa allora. Poi il 24 è nato. Sì. Bravissimo. Bello. Alla vigilia che è la mia... È la mia festa preferita. Minchia. È la mia festa. Ma questo che si dice? Oh, comunque oggi parecchie persone non sono riuscite a venire a causa del pacchetto. Capito? Oggi 4-5 persone non sono connesse. Buonasera. Cipolla, riso e insalata. Devo contadino mi deve fare la cipolla, il riso e l'insalata. Brava, fornisci le pozioni. Mi spiace signorina, ma quando non ci sono... Cosa? Sapete, scusa, non ho capito. Ha detto, quando non ci sono le guerre, purtroppo le pozioni non le vendi molte. Ah, in realtà anche il cacciatore. Ti fornisco molto, soprattutto giochi, mi sbanca, e mi sbanca, queste, ha comprato queste e queste della cura e quelle della visione notturna. Ma fai conto, queste pozioni sono buone, perché soprattutto per le guerre ci hanno salvato un sacco queste. Questa anche non è male, brava, questa qui. Oh, vede che stai gestendo meglio l'economia, brava. Molto meglio di prima. Perché? Piano piano. Hai messo i prezzi un po' più decenti.
Prima vendevi troppo poco, guadagnavi un cazzo. Beh, dai. Ho donato anche il libro. Ho visto. Già le ho cambiato viste. le frecce con quella del contraccolpo. Hai fatto un investimento, ci sta. Hai fatto un ottimo investimento. Anche tuo marito. Si copre. Ciao ragazzi. No, cioè i tappeti si rivende. Tappeti. Tappeti devi sempre comprare la lana. Poi te l'ho creato, crafta lui il tappeto. Allora io la vendo qua, mi sa che È io sono solo. venduto. Vieni, vieni. In macellaio. Ah, giusto. Il problema è che è solo bianca. Con i coloranti suoi puoi cambiare colore. Vieni, vieni. Comunque, appena finito, quando finisci la casa di Joe, prima di fare altre attività, fatti la tua attività, no? Così la gente si prenota nel libro, come ti ho spiegato. Una cosa simile. Cioè, fai un negozietto piccolino con il libro e basta. Non scrivere queste cose un po' esagerate. Ti conviene perché ti sto portando un po' di clienti. Infatti vedo già che mi aspetta un po' di tempo. Edward probabilmente ti fa fare la casa. Dovrò andare più. E lì, qui dentro. Aspetta, no, dammi soltanto la lana perché è colorante. I colanti rossi, giusto? Sì. Perché Si devo fare altre altro? spero però. Solo una cosa, ti consiglio allora di fare così, vieni con. Ce l'hai i soldi addosso tuoi? No, non ce ne ho addosso. Ce l'hai tu, Ben? Sì. Poi ti dà lui i soldi, vieni un attimo. Fagli comprare questa cosa, perché sennò giustamente impazzisce. Vieni con me. Allora, prima di tutto, non so se ti ricordi, qua ti ricordi, sono la maggior parte dei negozi. Ok. Qua è il legno, come ti dicevo. Allora, vieni qua. Vengi, vengi, Verti. Ti consiglio di comprarti il libro con la penna. E ti scrivi i clienti cosa devi costruire. Così non ti dimentichi più il nickname. Uno, uno, uno. Uno solo. Ho giusto quanto ho deciso. Vabbè. Dimmi, dimmi, Verti, intanto. Domanda, ma qui vende lei o vendo io? Come capire? Allora, tutto quello che riguarda vetro e mattoni sono tutta roba sua. Tu vendi i minerali che raccogli. Domanda, nella Quindi. miniera ho trovato codesta cosa e codesta cosa. Le corde, buono. Allora, la corda è buona per fare questo, ti faccio vedere. Aspetta. Che è questa? La rete. La rete sono estetica, quindi fai conto, non la venderai molto. Si fa anche con il riso, si fa una fibra che crea la corda. E questo, la corda, prima di tutto. Ti consiglio di darla al contadino, di venderla, perché il contadino con la rete e con la corda fa i pomodori, fa le piante in alto con i pomodori. Ok. Ah, io E il pomodoro la viene. e quell'affare che ho trovato che era per il cavallo o giù, o sbaglio? Sì, è per il cavallo, per i Ah, cavalli, eccoti ok. qua, devi parlare con. Vieni un attimo, ora che non c'è, però Asdrubba le panze, il tuo barone, perché lui viene qua, non so se lo sapevi, ma anche tu puoi farlo in caso, puoi acquistare i cavalli da lui. Di razza anche, ci sono cavalli di razza, cavalli normali, cavalli così. Ok. Andando in guerra non servono i cavalli, quello pensavo. No, sì, che certo che servono, anzi, la prossima patch è sui cavalli. Ah, buono. Se vai sul Buono a foglio, saperci. una cosa che non fate quasi nessuno, cioè non quasi nessuno, ma la metà di voi non lo fa, è la cosa più stupida che non potete fare, è aprire foglio e andare in novità. Se vai nel foglio in novità, ci sono tutte le cose che usciranno. Questi Sì, sono i no, l'ho visto cavalli. che l'hai scritto, ho visto. Ah, ok, questi sono i cavalli, vedi? I cavalli con Ah, il nome capito. sono già appartenenti ai proprietari, vedi? Vedi per esempio Ah, questo? Hanno ok. le armature, vedi? Sì, Se trovi le armature le ok. puoi vendere per i cavalli. Oppure se tu hai un'armatura la metti su un tuo cavallo personale. Erdoge, questo è il tuo di Sì. sicuro. Sì, Scheletrico questi non sono del comune. addirittura. Dagli da mangiare qualcosa. Eh no, non possono mangiare questi. Vabbè,
comunque qualsiasi cosa, se vuoi i cavalli, da lui. I cavalli te lo dico, serviranno Ora, siccome devo. per le Ora, prossime guerre, ok, ora serviranno. sapendolo, e ora lo so. E ora. Per le Perché selle devo. invece, allora in caso se volessi mai acquistare un cavallo, e te lo consiglio di acquistarlo per la settimana prossima perché è 29, andremo a cavallo in battaglia. Quindi chi non ha il cavallo un po' arrangia. E ti dico, il Ok. cavallo, per le selle devi andare dalla pescatrice. Se c'è già la sella? Ah, se ce l'hai già a posto, sei a posto. L'ho trovata la sella, Eh insieme sì. alla bardatura e le corde. Sì, perché sia il minatore che il pescatore, lei lo trova pescando, tu lo trovi nelle casse, quindi siete gli unici Infatti ho che li trovato uno trovano. spawn di Ma che ragni. fai? Tu butti la TNT, vale tantissimo sta roba. Allora, vieni, ti faccio vedere, per esempio. Allora, io vi do un grande consiglio. Quando siete soprattutto un po' nuovi, di girarla un po' la città, perché troverete un sacco di cose. Per esempio, lei vende il carburante per esempio noi il comune. Per questo dicevo il carbone è troppo. Guarda quanto lo paghiamo all'alga e lo usiamo al comune per cuocere i soldi. Noi non compriamo carbone, compriamo solo alga. Perché, Ok. per esempio, il carbone, e devi vedere anche l'economia, ti devi informare. Per esempio, in Cambone in media lo vendono mediamente tra i 15 e i 20 a stacca. A stack, Eh sì, almeno così. Ora che c'è la moneta nuova è un po' diverso. Cosa hai comprato ok. La incontro. tu? Ah, pensavo che di Il là fosse. chiostro. Riesco a fare il. Beh, ok, questa è la roba di mia moglie. Questa la vede lei. Comunque, come vedi, questo ci trovi tutto. Anche nuovi tipi di pesci. Vabbè, ma a te non interessa, non hai un ristorante, quindi poco ti interessa. Però per esempio ti dico, lei è stata intelligente, ti dico, l'alga l'hanno comprata, prima ce l'aveva 8, che ha fatto aumentato di 2 monete e la vende comunque. E forse lo aumenterà ancora un altro pochino. E fa bene perché sta vendendo Va bene, tantissimo. diamine. E invece il carbone è una risorsa che mediamente l'acquistano in crescita normale. Invece lei sta vendendo un casino grazie al comune. Allora, il carbone lo comprerà da me il cuoco, perché per cucinare la roba ci vuole il carbone, Sì, ma se non anche l'alga sbaglio. può usare. Capito? Anche l'alga? Sì, l'alga, Nel vieni, ti faccio forno? vedere. Sì, vieni, ti faccio vedere. Guarda cosa usa il comune. Allora, per questo dovete essere intelligenti e dico esplorate la città, perché dovete effettivamente vedere i prezzi anche degli altri. Ma io non sapevo che nel forno ci va anche l'alga come combustibile, ve lo dicevo. E poi devi approfittare anche del mercato, sono sincero, devi essere anche. Entra, entra. Vieni Entrato. qua, ad esempio, vedi? Se vai negli affumicatori, vedi che c'è blocco di alga essiccata. Il blocco di alga essiccata, Ok. un pezzo di carbone cuoce 8 pezzi. Un blocco di alga 20. Ok, ho Un blocco di alga capito. 20. Ah, ok. Teso. Poi, per Ti fa esempio. rapporto, ti fa il rapporto Sì. qualità, diciamo, durata. Sì, bravissimo. E anche per il prezzo, Capito. perché se ti fai un cacchio, ho fatto i calcoli, il carbone non mi conveniva acquistarlo per una struttura del genere, perché consumiamo tanto. Poi, per esempio, Certo. ti faccio vedere un'altra cosa. Esempio, prima la canna da zucchero non si vendeva molto, adesso invece, grazie ai chef, ristoranti e al comune che serve per fare una torta del Blaze, che serve per fare la fiamma blu, lui vendeva 20. Essendo che non ha molte persone competitive, la vende a 30 adesso, vede? La canna da zucchero. Ah, ok. Io ti dico, ti consiglio questo. Per esempio, ora se ti posso dare un consiglio, la cosa che stiamo vendendo tanto, tanto, tanto come minerali è il diamante. E lì, per esempio, devi essere un po' più furbo e venderla a un certo prezzo. Però tu hai competizione, tu hai letteralmente come competizione, mi pare, tre minatori oltre te. Quindi devi essere anche. Devi vedere che prezzi fanno loro e capire effettivamente se fare sconti, eccetera. Poi dipende, se hai dei clienti fissi, per esempio, io sono venuto a comprare la tua pietra, no? Tu la vendi a 25, ti ho detto, se me la fai a 20, hai il cliente fisso che ti compra il pietrisco, giusto? Oh, Yamin. E ora hai il cliente fisso. Il comune, perché il comune sta facendo le strade, quindi cosa serve? Pietra. E tu ci guadagni.
È vero, tu dici, ok, perdo 5 monete a stack, però ne vendi in quantità alte. Quantità alta, giustamente. E in più, per esempio, rispetto a te il contadino dice, ok, io posso aumentarlo il prezzo, tu non puoi, perché se tu me lo fai troppo alto io vado da un altro minatore. Quindi, capito, lui c'ha concorrenza. Adesso il contadino non ce l'ha perché no, l'altro ragazzo Blackwater, che fa il contadino, non è gioco originale, se lo prende a breve. E quindi ovviamente lui ne sta approfittando. Ma appena ritorna all'altro, ovviamente c'è di nuovo competizione. Ah, Oppure, per esempio, Stella. ok. Stella facendo la strega. Chi è Non che ha fa la strega? competizione. Non ha competizione. Può mettere prezzo che cazzo dice la testa. Però ovvio, se esagera con i prezzi, uno dice, vabbè, a sto punto preferisco morire in battaglia. Ok. Comunque, Vertiver, tu sbagli una cosa. I mostri non sono più come prima Minecraft, devi dare un colpo, carica, se no gli fai pochissimi danni. Guarda. Provaci a uccidere questo. Aspetta. Prova a uccidere uno zombie come fai tu che spammi. Uccidi questo zombie spammando. 1, 2, 3, 3, 4 colpi. Ora colpisci a carica, appena si carica, un colpo alla volta. 1. Senza carica. Vedi, ci mette. Guarda, ti faccio vedere. Se io faccio così, 1, 2, 3, 4. Vede? Se faccio così, Io ti devo solo tenere 1, pigiato, praticamente. 2, 3. Vedi un colpo in meno? Capito. Se tu Io spammi. quando attacco, tengo pigiato, rilascio. No, vedi che tu quando colpisci hai una spada sotto il tuo mirino che si carica. Sì. Appena si carica puoi colpire. Ecco, ora ho capito. Pensavo fossi da tenere pigiato io il caricamento. Inteso, inteso, inteso. Se spammi non si carica e quindi fai meno danni. Ah, ecco, ora ho capito. Infatti ne approfittavo perché c'ho il triplo click sul mouse e fanno tre click in uno, capito? Sì, no, no, so, tranquillo. Cioè, te lo dicevo per sicurezza. Tipo, ma per farti un esempio, io ti sono venuto. Ho messo un ferro a 20. Per Questo non te lo comprerà farti manco capire. uno schiavo. In più stai facendo. È illegale questo. È illegale così? Sì, perché i lingotti li vende il fabbro. Ah, ok. Per questo avevo detto grezzo. Ok, Perché tu proprio sei un minatore, non senza sei il cuocerlo, fabbro. senza cuocerlo, Bravo. Se te lo cuoci tu persona, nessuno lo sa, quindi cazzi tu, ti fai quel cazzo che vuoi in privato. Però se lo metti in vendita e viene il fabbro e dice, ma questo sta facendo una cosa illegale. E ti denuncia. Allora anche il rame allora però. Sì, guarda, tu vedi i prezzi che stai sparando, io ti vorrei far vedere, vieni con me. Guarda quanto lo vende il fabbro, il ferro. Ancora non ci ho fatto caso, Quello devi vedere. Comunque, No, non ci ho fatto Gabri, caso che l'ha messo in vendita, quello dicevo. il Pensavo 29 non fosse. finisce la lore dei bubber, continua. Guarda quanto Ah, lo vende. due. Tu lo vedi. Capito. Se tu gli vendi. Inteso, 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 inteso. Se tu gli vendi il grezzo a 1, lui lo vende a 2. Se tu gli vendi il grezzo a 2, lui deve vendere lingotto a 4. Quindi fai aumentare i prezzi. Lui Ho capito. sta Però tenendo. comunque deve venire lui a comprarlo da me, diciamo, il grezzo. Sì, però ti dico, è difficile che lo compra da te. Per il semplice fatto perché l'altro minatore ha la fabbrica che produce ferro e ha diminuito il prezzo del ferro per legge. Perché c'è una legge, chi produce per esempio il ferro infinito con una fabbrica è obbligato a avere il prezzo bassissimo. No, ho capito. Eh sì, quindi è difficile che lo vendi. Allora tu venderai più minerali e più materiali da lavoro per le case, eccetera. Sì. Secondo me. I minerali, secondo me, ne venderai Più roba poco. da costruzione di Ciubecca, per farmi capire. Sì, perché tanto l'altro minatore non li vende mai. Lui preferisce vendere solo lingotti, eccetera. Cioè, roba ore. Sì, venderei più costruzione. Perché questo 1,20? Questo non è sempre pietrisco nero? Sì, ma ho fatto per venderlo singolarmente, lì è la stack, capito? Ah, Se è ne vuoi un'antica. prendere 10, se ne vuoi prendere 10, ne prendi 10. Se ne vuoi prendere una stack, ne prendi una Ah, stack. allora hai sbagliato perché hai Capito? messo 1x20, guarda. A posto di mettere 1x1 hai messo 1x20. Non so se è un errore. Perché se qua non vendi 64x64 significa lo vendi uno a pezzo, giusto? È la stack quella. E Una sono. stack a 64. Quindi significa che un pezzo è un pezzo, giusto? Ok. E se tu questo lo vendi a 1,20, mica è scemo. Chi è che lo compra? Ah, ok, dici vado a prendere quello là, dici a sto punto.
Eh sì, se tu glielo vendi così. Allora, quindi dovrei fare di caso a 2. Tu sei fortunato, Gabri, perché ce l'hai il cavallo, però è debole il cavallo. Eh sì, magari 2 ci sta, puoi farlo. Dici, ok, pezzi dispari li vendo un po' più alti perché sono pochi. Un pezzo ne metto qui. Eh sì, così è molto meglio. Perché così ti No. autocontraddici, capito, per questo. Sì, no, infatti non mi tornavo. Allora, visto meglio, perché siccome l'ho messo in fretta e furia, perché poi sono arrivati le cose. Allora, questo. Ah, a parte il Questo. rame grezzo, il rame cotto, te lo sconsiglio proprio di venderlo il rame. Perché ricordati, è una moneta. Sì, no, è perché allora. Il Cioè, mi rame. bastella per i vestiti, siccome, capito? Ah, vabbè, ma siete sposati, glielo regali. No, era per sapere più che altro, visto, se uno si vuole fare un vestito, compra il rame e lo va da stella e glielo fa il vestito, capito perché? Allora, no, lì conviene che se lo porta la Alcuni persona. vestiti richiede il rame, siccome, capito? Ma conviene che lei gli dice porta il rame. Perché tu ce l'hai a perdere. Cosa? Cioè, praticamente è come se tu stessi regalando il rame. Sì, c'hai quello del comune, Gilberto. Però quelli del comune sono buoni. Comunque niente, era per aiutarti con i prezzi, che giustamente, se no Sì, no, no, dovete. certo. Ma se io metto tipo come questo, no? Che questa è quella viola, l'ametista. Ma 64-64. io ti consiglio invece di fare una cosa più intelligente. Vendi il lapislazzuli. Li vendo, infatti. Li vendo a 15, li metto in vendita. Eh sì, no, dico, metterli proprio nel negozio perché se lo comprano, te lo assicuro. Se lo vedono. Sto trovando. Anche la redstone. Anche la Redstone si può vendere? Sì, certo che puoi venderla. La redstone serve per i meccanismi e per altre cose. Te lo vendi, tanto che lo tieni a fare. Posso vendere direttamente la polvere o il blocco? A sto No, è meglio la polvere, secondo me. Poi un'altra cosa, ti sto giusto dicendo cos'è che vende gli atterminatori poco. Fammi vedere un attimo i materiali. Io posso fare a 15 la polvere rossa. Sì, tanto non vale un cazzo, quindi. Alla fine ci guadagni. È una cosa che vendono tanto i diamanti. I diamanti potresti venderli. L'oro te lo sconsiglio perché l'oro. No, l'oro. Diamanti. L'oro dovresti venderlo. Dovresti venderlo. Sai cosa puoi fare? Poi potresti metterti d'accordo con il mercante del Nether e vendi a lui l'oro. Oppure al fabbro. Potresti mettere l'oro grezzo in vendita. E il diamante. Questi secondo me dovresti vendere. Il ferro te lo sconsiglio proprio di per proprio metterlo in vendita. Aiato! Aspetta un attimo, sto Vai, vai. litigando con la targhetta, sto litigando, porco cane. Comunque sì, ti conviene. Redstone, lapislazzuli, oro e diamante. Sono le cose che secondo me venderai di più. Allora, 2, 3, 2. Oh, ce l'ho fatta. Io secondo me ho fatto due pezzi di polvere a 2 monete. Io penso che ho fatto giusto. Oddio, secondo me non la venderai. Perché è come un po' la. Troppo? Se la lapislazzuli lo vendi a 10, secondo me uno stack di polvere 15 è anche fatto bene. 20, 15 in quel prezzo. Fai conto, sono materiali che non valgono molto. Eh sì, conviene perché il diamante lo devi vendere a buon prezzo. Un diamante. Allora, nel comune abbiamo venduto un diamante a 10. Ma il diamante me lo sto tenendo per farmi almeno un'armatura decente, perché se no non faccio nulla più in guerra, se no. Ah, vabbè, ok, quello è un altro discorso. Dico, quando ce Io l'hai? di diamanti ce n'ho 11 per ora, per
per farti capire. Ah, ok, pensavo ne avessi di più. Li sto cercando, ma li trovo proprio a buccio di culo, li trovo. Dove li stai cercando? Miniera, sto cercando. Sì, ma dove ce l'hai la tua miniera? Laggiù in fondo dietro le case. Lì giù. Faccio vedere, guarda, eh. Faccio vedere la miniera, non so se è fatto bene a metterlo o meno no. No, no, non è questione di mettere bene, è questione che secondo me devi cambiare zona. Faccio vedere dove devo cambiare zona. Allora, già te lo dico, qua non troverai proprio niente. Queste miniere sono state svuotate da tutti i minatori. Dov'è che ce l'hai? Avanti, avanti. Ah, molto più avanti, ok. Ah beh, ti sei messo ben lontano. Ah, ok. Allora, vabbè, qua... Allora, teoricamente forse non hanno svuotato. Minchia che miniera. No, ok, vabbè, qua potresti trovare qualcosa. Sì, ma non è mia finita. Ce l'ho a sinistra e a destra i varchi. Ah, ok. E allora devi cercare. Perché guarda, a parte c'è il rame qua, non l'hai visto. C'è il carbone lì sotto, non l'hai visto. Creeper. Lo sai, è vero che se premi tasto destro scudo protegge dai creeper? Sì, sì, quello sì, okay, l'ho scoperto. Okay. È servito perché mi sono trovato i 4 creeper addosso nel muso. E ti dico solo quello. Ok. Guarda com'è. Guarda lì giù, vai. Perché non ci sono torce. Occhio. Madonna mia, quanti ce ne sono. Quello è il problema, c'è pieno. E allunga il collo 3 metri e ti insegue con la faccia. Ah sì, quello è il nuovo mostro. Oh cazzo, il ragno gigante. Occhio, 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 occhio. Ho bisogno di cibo. Occhio, occhio. Vai, prendi, prendi. Ma bellina sto figlio di puttana. Ucciso, ucciso. Madonna mia, quanta roba che trovo. Comunque c'è della tua roba qui.
Dove è andato? Salve. C'è la sua roba qua, viene. Tieni da altra roba, tieni. Il tuo piccone, polvere, questo, 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 piaia. Mi rivesti che almeno così mi davo la roba di mano. Allora, io per ora l'oro l'ho messo a 5 il prezzo. Ah, ok. Oh, che porca puttana, quanti mostri. Devi portare... Devi commissionare i cacciatori che vengono qui con te. Capito? Ma li posso commissionare? Sì, certo che puoi. Non lo sapevi? E il cacciatore posso dire che venga qua da mia mano a ammazzare mostri? Sì. Li paghi e loro vengono a cacciare i mostri. E dici, ti do una paga e tutti i mostri... Cioè, magari se vuoi risparmiare gli dici... Ti pago di meno, ma tutti i mostri che troviamo te li prendi tu, i drop dei mostri. Visto che a loro interessano i drop dei mostri. Bellino. Capito? Dovresti parlare con Joe. Joe cercava tanti mostri. Buono, buono. Che pieno lì. Elvin e quadri di giocatori. Chi è Elvin? Boh, non so, comunque niente, ti ho spiegato un po'. Ti dico, ti consiglio Redstone. Vendi Redstone e la brislazzoli. I prezzi sono quelli che vendono la roba, comunque. Perfetto, ora buona sapienza. Io vado che mi cercano. Ma tutti questi animali fuori? Taratara, tantarararara. Comunque lì è un posto infernale. Secondo me ci vuole più di un cacciatore. Ma me li porto dietro, vai, tu o te. Già che fanno sport. Allora, che sai cosa? Ci ho trovato un botto di scheletri con l'armatura. Di zombie con l'armatura, quella viola. Che più ho trovato gli scheletri con l'arco, incantato. Ah, io ti dico, i mostri lì, a parte ci sono, il livello di difficoltà dei minatori è aumentato per le mod che abbiamo messo. Perché quelli sono i mostri più scarsi che abbiamo trovato, ci sono mostri anche più forti. Vado un attimo dal signor Ben per la denuncia. Vai. Che ci sono cubi che volano qui. Signor Ben. Ma che bello Gesù Cristo, bellissimo, cazzo. Wow, fighissimo, hai fatto tu? Per papa, sì, per panza. Bello. Comunque ti spiego come fare prima. Tu quando scarichi, allora fai una cosa, perché alcune immagini non te le legge, quindi vai in casino. Salva l'immagine sul computer. Sì, poi l'immagine che hai salvato, tieni premuto l'immagine, la metti su Google, ti apre un file immagine e carichi il link. Fai prima così. Così le carico io. Ah, ok.
Comunque, Fra, voglio fare una denuncia contro Asdrubale, il panzer del macellaio. Vieni, ci sono secondo me due multe molto gravi da fare, anzi, forse tre. Qui non si sono rispettate le leggi, eccetera. Comunque, se stacchiamo subito, tra 2 minuti stacchiamo, andiamo a fare una partita a Valorant. Prima che vada a dormire. Gabriele, stasera ti aspettavi, lo so, video horror, eccetera, ma stasera non vediamo video horror. Vieni, vieni. Ti faccio questa denuncia e poi stacchiamo. Dani non c'è stato sta settimana. Sta in punizione, te l'ho detto. Senza Fabbro è un po' un casino comunque. Sì, secondo me prima o poi deve aprirne un altro di Fabbro. Sì, ma che cazzo, tutti i player che ci sono stati qui, nessuno mai ha voluto fare il Fabbro, assurdo. Lo so, intanto partiamo dalla prima denuncia. C'è una mucca davanti al Allora, letto. ci sono delle mucche, animali liberi. Questo è illegale, che gli animali ci siano, sono in libertà, animali da allevamento. Quindi già stiamo parlando di una prima multa. La seconda multa è il sovrappopolamento degli animali che non è stato rispettato. Guardate come devono vivere questi poveri animali. Tutti stretti, guarda lì, guarda se si compenetrano. Guarda, guarda. Porco Ah, infatti. Ma Dio. cos'è sta roba? Ecco. Guarda qui gli animali. Guarda. Guarda come vivono. Alcuni animali sono scappati, vieni a vedere. Vieni, vieni. Guarda gli animali come sono scappati. Pecore, guarda. Guarda qua, pecore ovunque, cioè ammazziamo. Io ho qui una bella denuncia. Farei una bella Sì, te multona, eh. la farei anche io sicuramente. Cioè, guarda qui, guarda. Vabbè, infatti ho notato sta cosa, che stavano mucche sparse ovunque. Mi sono detto anche cazzo, sinceramente, vedere una mucca è entrata in casa mia, cioè per dirti. Ma dove stiamo Questo. andando a finire qui, mannaggia miseria? Qui il barone dovrà rispondere a queste cose. Guarda qua, guarda, guarda. Fammi cancellare sta munnezza e Ma sta roba fra, ma perché non si toglie? panze. Cosa? Guarda lì che schifo. E ora distruggo a mano prima di staccare. Vabbè, ma sto facendo io in creativa. Apposta. Oh, bene, dai, abbiamo finito. La multa, io direi,
sovrappopolamento che non è stato rispettato, 60 monete. Più gli animali fuggiti e dispersi, sono 100 monete di multa. Facciamo un bel cartello. Anzi, no, andiamo a scrivere al comune direttamente. Allora, fammi vedere se qua ho finito. Pensa che siamo a corto di rifornimenti da contadini. Mannaggia miseria che non abbiamo più un contadino adesso. Ma stanno venendo proprio poche persone ultimamente. Cioè, oddio, oggi siamo stati comunque con tutti i problemi che ci sono stati. Siamo stati 13-14. Quindi se c'erano tutti senza problemi eravamo di più, però. Allora, devo finire i miei rifornimenti. Essere libero dei miei rifornimenti, porto d'armi. Ah, che a posto. Invece non sa di museo qua. Sì, sta venendo molto bello. Spesi bene quei soldi, ci sta. Alla fine è una cosa, un lavoro che si guadagna. Comunque il quadro costa. Comunque si parla da un minimo. Questo è il primo quadro che ho fatto. Sì, però quella merda lì, il quadro lì che abbiamo fatto con l'immagine di Minecraft, quelli dovresti farli pagare pochissimo, sinceramente. Quel quadro, per esempio, mio di Gilberto, cazzo, 3 stacchi e mezzo, mi sembra esagerato. Era alla fine una foto di Minecraft. I quadri, posso capire le immagini particolari, per esempio me, un quadro mio, e tu dici, oh, quello costa 6-7 stack, perché il Doge rappresenta... Vabbè, poi il signor Barone gli farò un bel prezzo. Visto che ho fatto io il culo Oh, comunque vieni su Discord, dai, qua è stacco. là. Buonanotte, Osiris. Le ultime cose sono a posto.